Questa macchina è, in realtà, un computer quadrimensionale che sintetizza la ionizzazione temporale, traslandola nello spazio-tempo. Ed eccoci qua, ben ritrovati a tutti voi, spettatori, spettatrici dello spazio Disney Live che ritorna finalmente con l'anno nuovo, quarta puntata della rubrica di dirette streaming di questo mio progetto dello spazio Disney con cui ormai credo avete preso un po' di familiarità, visto che è da ottobre, bene o male, che andiamo avanti. Questo mese, rispetto agli altri ai precedenti, siamo slittati di una settimana in avanti rispetto a quello che succedeva solitamente come struttura mensile, per i motivi che avevo spiegato sul blog, quindi per il fatto che per venire incontro alla coda lunga delle feste natalizie, tutte le rubriche live dello Spazio Bianco sono slittate in avanti e quindi anche lo Spazio Disney Live. Cos'è lo Spazio Disney Live? Rubrica di dirette streaming, appunto, mensile, che si appoggia ovviamente al canale Twitch e alla pagina Facebook di Lo Spazio Bianco, assieme ad altre due rubriche che affiancano, diciamo, l'appuntamento settimanale in cui Stefano e Emanuele discettano sulle nuove uscite più recenti da fumetteria. Le altre rubriche sono i Quaderni Bonelliani, che avete potuto seguire la settimana scorsa, e Born with the USA, invece, di Emanuele, che andrà in onda la prossima settimana. Oltre che però essere una rubrica live, fa parte lo spazio Disney Live di un progetto più ampio che riguarda anche lo spazio Disney Punto, che sarebbe il spazio Disney Blog, che si appoggia al blog network dello Spazio Bianco e che pubblica invece diversi articoli, soprattutto incentrati sull'attualità delle uscite di Topolino e delle uscite generiche di prodotti editoriali Disney da edicola e da fumetteria. Gli ultimi articoli che sono usciti sul blog sono a fine dicembre, il classico articolo in cui faccio il punto sulle uscite di periodici e di storie inedite su Topolino del mese di dicembre. Poi ho pubblicato un pezzo su tutti gli albi e i volumi che nel corso degli anni sono stati dedicati più o meno interamente a Silvia Zicche, prendendo come spunto il calendario da tavolo che Topolino ha fatto uscire a novembre, proprio con tutte le vignette di Silvia Zicche. E infine il post che anticipava la live di stasera, che come al solito, oltre che spam, aveva il pretesto dello spam, aveva anche lo scopo di descrivere un paio di storie sul tema della serata dal punto di vista dei disegni. Se non li avete letti, vi rimando a andare subito a leggerli, quindi nel blog network del sito oppure come URL www.lospaziobianco.it/lospaziodisney. Detto questo, io adesso faccio la solita fighettina di mettere il banner che scorre in basso. Saluto Davide Del Gusto, il buon Kappa, il buon Gerbaldo e il buon Pacuvio, che sono già qua tutti a salutare e ad accogliermi. Ma come ogni live dello spazio Disney, non sono solo, perché sennò sarebbe verbosissimo parlare di qualunque sia l'argomento da solo frontalmente, ma ho invitato, come sempre, un ospite esterno allo spazio bianco, ma che come me è un appassionato disneyano e che coniuga questa passione all'interno di un'altra realtà del web dove appunto parla di fumetto Disney. E non solo, ovviamente, come non faccio solamente quello io sullo spazio bianco. Senza indugi, quindi adesso faccio entrare in live il mio compagno Carlo Alberto Montori. Grande Giove! Eccolo qua, vedete direttamente da un viaggio spazio-temporale, chiaro. Per fugare ogni dubbio sulla serietà della serata. Sì, esatto, anche sul tema, per chi non avesse letto ancora il piedino che scorre, e chi non avesse visto lo spam social, lo spam sul blog che hai fatto anche tu, il tema sono proprio i viaggi nel tempo. Perché in realtà io non sono esperto di fumetto Disney, ma di viaggi temporali. Ogni notte, ogni sera, tipo addormento e viaggio, mi sveglio tipo 7-8 ore dopo, faccio dei viaggi, mi ritrovo alla mattina seguente. Ma questo è incredibile, questo è uno scoop. Lo so. Io adesso non Ma pensavo. pubblicherò dei paper, poi li troverete. Ok, bene. Quindi noi collegheremo insomma le nostre due competenze in questa live. Prima di entrare nel vivo, due parole per chi non sapesse, Carlo Alberto Montori è Qua,
Sì, mi sbaglio sempre, ma anche gli altri compari di live non ho ancora capito qual è la destra e la sinistra della telecamera. Comunque, Carlo Alberto è presente in qualità di rappresentante, diciamo, della redazione fumetto di bettatest.it, che salutiamo il sito, salutiamo i tuoi compari. Il resto della redazione penso che si dissocia da qualunque cosa che quindi non voglio, non parlo solo per me, cioè qualunque cosa per cui possiate denunciarmi stasera è tutta responsabilità mia. Questa è una cosa che fanno firmare quando uno entra in beta taste. No, ma solo a me, ma perché sanno che. Certo, no, vabbè. E tra chi si occupa di fumetto, e lui lo fa benissimo con articoli, ma anche con video recensioni che poi vanno sullo YouTube di Bad Taste e con live in Twitch, che come facciamo noi dello Spazio Bianco, fanno anche loro di Bad Taste, spesso Perché siamo giovani noi, siamo vero? giovani, noi siamo sul pezzo, ecco, fra poco saremo su TikTok tutti insieme. Non voglio esserci quando arriva il momento. E quindi adesso ho perso il filo, ma comunque, no, oltre che questo, quindi insomma, è ormai frontman, ma oltre che di parlare di fumetto in generale, in cui ovviamente è competente a 360 gradi, spesso e volentieri non disdegna di dare luce al fumetto Disney, sia nelle recensioni che nelle live di cui abbiamo parlato. E quindi un ottimo candidato per partecipare a questa puntata. Noi ci conosciamo in realtà da molti anni, dai tempi gloriosi dei forum. Vi ricordate i forum? Cioè, tipo, spieghiamolo per i giovani, cioè, è tipo Facebook, ma senza la vita privata, cioè Esatto. solo la parte nerd. Sì, era solo un topic lì. E quindi poi spesso su diversi forum tematici di Batman, non di Batman, quindi insomma ci eravamo incontrati poi anche come conseguenza dal vivo in alcune fiere, Luca, quindi Spieghiamo ai giovani cosa sono le fiere, visto che da un anno e mezzo sono tipo i forum, ma davvero con della gente che vende tipo Amazon, ma dal vivo. la generazione pandemia non lo sa. Vabbè, una roba ormai passata. Esatto, la generazione pandemia non sa queste cose, queste glorie. E niente, poi comunque abbiamo continuato a seguirci anche quando nelle nostre carriere, nelle testate più impostate, uno Spazio Bianco e Bad Taste, vicendevolmente ci lurchevamo, ci spiavamo, e quindi insomma è rimasta una stima, un contatto che questa sera monetizziamo, tra virgolette. Vediamo intanto che è arrivato Rana Ripa, che saluto, ci dice siete grandi addirittura. Super Paolo, collega, ci sono anche i cantieri nei forum, tanto ormai è antica la questione. Da lì i cosplay Umarell, che sono personaggi vestiti da personaggi dei fumetti con le mani dietro la schiena. Rigorosamente con le mani dietro la schiena. Niente, allora, adesso direi che possiamo entrare nel vivo, avendo fatto tutte le presentazioni e le introduzioni di rito, sul tema che appunto sono i viaggi nel tempo nel fumetto Disney, che è sicuramente stato un genere che nel corso degli anni, adesso vedremo anche che affonda le sue radici anche molto indietro, magari molto più indietro di quello che si potrebbe pensare, nella narrativa disneyana. Quindi diciamo che un tema che comunque appartiene alla fantascienza moltissimo, insomma, c'era la macchina del tempo, insomma, la narrativa fantascientifica, credo già dalla fine dell'Ottocento, se non prima, aveva comunque già iniziato in qualche modo a postulare questo tipo di genere, di sottogenere al suo interno. E la narrativa disneyana non è stata di meno, ecco. Infatti io partirei proprio da un autore che ho individuato anche in una precedente live in cui parlavamo dei gialli di Topolino. Era un autore che, proprio perché si muoveva un po' agli esordi del fumetto Disney, quello che faceva era un po' rendere tutti quelli che erano i generi dell'avventura in senso ampio, quindi il giallo, l'hardboiled, il thriller, l'avventura esotica e anche la fantascienza, per applicarle ai personaggi disneyani, in particolare a Mickey Mouse, perché sto pensando a Floyd Gottfredson. Che è quello che si bullava, visto che era il primo, sono stato il primo a farlo.
Eh sì, certo. È un po' il Pippo Baudo del mondo Disney. È chiaro, che diceva, fai, il Disney mi fa Topolino, con le gag. No, io sono il primo che faccio invece una cosa articolata. Ci sono almeno due esempi plateali di avventure, di strip stories di Gottfredson in cui il viaggio temporale era entrato prepotentemente nella trama. E sono sostanzialmente Topolino e le meraviglie del domani e Topolino e la macchina Toc Toc. La prima è un po' tutte e due tra l'altro con la sceneggiatura di Bill Walsh, che era il braccio destro di quella fase della carriera di Gottfredson alle sceneggiature. E, il primo in realtà è molto walshiana, per chi sa un po' chi sa un po' qual era il genere in cui si muoveva questo autore, nel senso che in realtà non ha una trama molto lineare, nel senso che da un certo punto in poi, con un mantello dell'invisibilità, Topolino si ritrova catapultato in un fantastico mondo del domani, del futuro. Quindi può osservare la sua topolinea con macchine volanti che imperversano dappertutto, palazzi straordinari, però la particolarità è che ritrova tranquillamente anche comprimari come Minnie e Gamba di Legno della sua stessa età, quindi non invecchiati, non andati avanti nel tempo. È come se praticamente il setting normale con i personaggi standard, che in quel caso erano gli anni 40, sia stato traslato in un ipotetico futuro. Loro sono ancora loro, ma si sono entrati in questo fantastico mondo del domani. Questo è un po' uno dei primi esempi in cui Topolino si ritrova alle prese con un mondo che non è quello suo contemporaneo, ma in questo caso è quello del futuro. Invece, l'altro esempio, sempre curato da Walsh, è comunque più classico nell'impostazione. Viene introdotto un nuovo personaggio, lo zio sfrizzo di Pippo, che Pippo affida alle cure di Topolino perché lui è impegnato altrove e sa che è di difficile gestione questo parente, come un po' tutti i parenti di Pippo, ovviamente. Questo zio sfrizzo è un inventore, un po' folle, Topolino non gli dà molto credito, ma deve pentirsene a un certo punto, perché in realtà questo zio sfrizzo ha inventato un orologio da polso un po' particolare che permette di viaggiare nel tempo. Quindi, diciamo, abbiamo una rudimentale macchina del tempo che segue abbastanza i crismi delle macchine del tempo che si sono viste in altre opere narrative del cinema o dei romanzi o di altri fumetti. In questo caso è da polso ed è un po' impazzita come lo è il suo inventore, nel senso che non è ben calibrata, non ha il buon zio sfrizzo non ha effettivamente il polso della situazione e quindi assolutamente no, ed è in balia di questa macchina, portano lui e Topolino nell'antica Roma, poi li portano un po' ai tempi di Benjamin Franklin, alla fine li scaraventano ancora nel futuro, quindi ritorna ancora l'ossessione di Walsh e di Gottfredson per il futuro, un futuro addirittura dominato dai fiori, dalle piante che hanno impostato per tutto il mondo un'unica nazione di pace, però effettivamente sono queste piante che sono diventate senzienti e dominano un po' la situazione. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, Carlo Alberto, su questi un po' albori. Io mi ricordo, non sono state le prime storie con cui ho conosciuto i viaggi nel tempo, ovviamente. Per ragioni anagrafiche le ho scoperte con Zapotec e Marlin, ma non anticipo, poi ci arriveremo. Queste sono arrivate dopo, in un'epoca in cui, appunto, mi pare Gottfredson, probabilmente queste storie le ho lette con la cronologica, con l'edizione cronologica. Non ho memoria, alcune storie di Gottfredson io le lessi da bambino in biblioteca con gli alboni, quelli orizzontali, ma non ho memoria di quali storie avevo letto e quali no. Di sicuro non era l'Opera Omnia, erano alcune storie sparse arrivate nella biblioteca, nella mia biblioteca, così. Però appunto, quando le ho lette in modo incosciente, sapevo cosa stava succedendo anche in quegli anni, anche per il cinema, quindi tutta la fantascienza degli albori di Metropolis, che poi noi abbiamo anche visto in Italia per degli autori italiani. Ecco, c'era quel gusto per la fantascienza che oggi ci appare un po' vintage, perché come quando guardi Star Trek, la serie classica, con questi futuristici comunicatori piccoli che stanno in tasca, quindi c'è anche un fascino da
storici nel scoprire cosa all'epoca sembrava straordinario, e magari alcune di queste cose ce le abbiamo anche noi, non la macchina del tempo. No, purtroppo no. sono d'accordo, sicuramente c'è il fascino del vintage, ovviamente stiamo parlando di non un secolo fa, ma quasi, insomma, 80 anni fa tutti, da queste storie, quindi è normale. E altrettanto normale che anch'io, per motivi anagrafici, ovviamente queste storie le ho scoperte più in là, anche perché sappiamo che c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui non era così frequente imbattersi in ristampe di storie di Gottfredson nelle pubblicazioni disneyane italiane, quindi fino a che, a parte appunto i libroni che anch'io trovavo nelle biblioteche, ma poi sostanzialmente in modo curato con l'Omnia, di cui ho messo adesso l'immagine qua di fianco, non è così semplice, ecco. Ricordo quando è uscita quell'edizione, proprio le boccate ogni settimana, mi pare, non mi ricordo se settimana, sì. 15 giorni, proprio, sto recuperando la storia, proprio... Oh, che boccata d'aria quando c'è bisogno, anche perché non mi ricordo l'anno preciso, però era già, appunto, stavamo già frequentando quelle lande oscure dei forum, quindi avevamo già una conoscenza, sapevamo che stavamo aprendo un forziere di storie, ecco, grazie ai tuoi lettori che ci informano, 2010, sapevamo che ci stavamo abbeverando alla fonte da cui poi tutto è arrivato dopo, grazie a Gottfredson. Esatto, noi abbiamo conosciuto alla fine, però lui stava all'inizio, alla fine del procedimento. No, alla fine, io spero di leggere ancora tanti altri. Intanto mi tocco sotto l'inquadratura, speriamo non alla fine. Siamo nel mezzo del cammin di nostra vita nerdica, dai. Meglio così, hai ragione. E, passando da mostro sacro a mostro sacro, direi che non è solo Fred Gottfredson che si è occupato di viaggi nel tempo, ma anche se in maniera forse meno consueta rispetto a come lo intendiamo noi oggi, anche Carl Barks, quindi passiamo nell'altra sponda dell'universo fumetti Disney, si è occupato di far fare dei viaggi nel tempo ai suoi personaggi, a Paperino e a Zio Paperone. La particolarità è che lo fa in una maniera, come dire, meno ovvia, cioè quindi non c'è una macchina del tempo, non c'è un dispositivo tecnico in cui inserire i paperi e farli viaggiare. Avviene o con la dimensione del sogno, o con la dimensione dell'ipnosi, e comunque con sempre degli stratagemmi, per cui non è esattamente un personaggio che viaggia nel tempo, come hanno fatto Topolino e lo Zio Sfrizzo, appunto, ma è magari la coscienza, oppure il proprio sé, la propria mente in una dimensione onirica, che ripercorre il passato e ritorna indietro. Noi abbiamo individuato perlomeno 4 storie in cui questo avviene in maniere più o meno significative. Adesso mando subito un'immagine che potrebbe far capire già ai più qualcosa. Forse no, perché in realtà è abbastanza generico come cosa, meno di non riuscire a leggere i balloon. Comunque stiamo guardando due vignette tratte da Paperino e Il tempo che fu. E beh, dice Davide Del Gusto. Ma chi pensi che ti segua? Perché questi qua sanno tipo Sarabanda, ti sanno indovinare il titolo, l'anno di pubblicazione e la granatura della carta su cui è stata stampata. Assolutamente, li sottovaluto, ma sbaglio. Allora, Paperino nel tempo che fu, altresì detta Donald Duck in Old California, come fosse più azzeccatamente intitolata in originale da Barks. Questa storia, che è una di quelle che in genere dai critici è riconosciuta come una delle migliori dell'autore e anche forse una delle preferite di Barks stesso, perché celebrava un po' la California del passato, e quindi come un po' tanti nostalgici dei bei tempi che furono, perdeva un po' in modo agrodolce nel ricordo di quello che era un tempo, la situazione diversa da quella che era nella contemporaneità. In questo caso Paperino
che è appunto in gita con quei qua nei territori californiani, ha un incidente con la 313 sbattendo contro un masso, viene curato da una tribù di autoctoni del posto con alcune erbe medicinali. Questo connubio quindi di botta e di erbe medicinali fa sì che in una sorta di sogno barra trip i quattro personaggi viaggino fino alla California degli anni 40 del secolo precedente, quindi del 1840 ovviamente, in cui c'erano diciamo dominazione tra virgolette spagnola, c'erano le fazienda, c'era tutta un'atmosfera molto romantica e romanticizzata da Barks a sua volta, in cui i paperi si trovano coinvolti e vivono una vera e propria lunga avventura, che però alla fine è più che altro una sorta di sogno. Poi ovviamente l'abilità di Barks narrativa è quella di far sottintendere magari questi personaggi che incontrano Paperino e quei qua sono davvero esistiti in quei romantici anni e non sono solo un parto della fantasia dei paperi, però insomma rimane un po' così. Quindi è un viaggio nel tempo, un po' grazie alla fantasia, ecco. E in modo abbastanza incantato, senza cercare il realismo, la razionalizzazione, dai, iniziamo un po' a far scatenare dei flame, come poi un autore che si baserà su Barks cercherà di mettere invece di spiegare tutto razionalmente. Dai, su, non dobbiamo cercare di scatenare un po' gli animi. Subito tu. No, però è interessante, cioè per noi lettori alla fine non cambia nulla che il viaggio nel tempo ci sia davvero o che sia anche tipo Topolino e la ruota del tempo, il viaggio con la memoria, che sia un ricordo, che sia un sogno, che sia Topolino che entra nella macchina del tempo, è uno stratagemma narrativo per raccontarci una storia. Poi che avvenga la cornice che gli autori decidono di mettere, che sia un po' più onirica, un po' più realistica, per quanto realistica possa essere, con spiegazioni più fantabubbole, con storie più fantascientifiche, supereroistiche, che sia proprio, boom, oh, siamo nel passato, alla fine sono fumetti, sono storie, quindi è il tipo di mezzo di trasporto con cui vogliono arrivare lì, dove vogliono arrivare. Sì, sono d'accordo. Devo dire di sì. Allora... dobbiamo litigare, se no non facciamo visualizzazione. Ah, vabbè, dai. Buonismo democristiano. Ah. Non dire così che già mi danno sempre del troppo buono. Allora, allora Barks ha continuato, diciamo, come dici tu, effetti, non conta il mezzo utilizzato, ma conta la destinazione, il modo in cui si arriva nel passato. E Barks, in realtà, appunto, evidentemente gli piace così, non aveva molto feeling con cose troppo fantascientifiche, era più su qualcosa di esoterico, chiamiamolo così. In effetti ha fatto una cosa del genere, adesso vediamo se qualcuno indovina ancora anche questa, ma credo di sì, questa è ancora più semplice forse. Una cosa simile a quella che è avvenuta in Old California avviene anche con Paperino e la sposa persiana, che anche i lettori più... novizi possono aver ritrovato pochi mesi fa ristampata sui grandi classici numero, non mi ricordo, comunque era tipo estate, quindi pochi mesi fa aveva ritrovato nuova vita questa storia che si può parte 2 anche qua il viaggio del tempo è un po' sui generis, perché sostanzialmente Paperino e i nipotini, io vengo di stato dei commenti, dopo vedremo meglio, i nipotini e Paperino vengono coinvolti da uno scienziato pazzo che ha un piano misterioso relativo all'antica Persia, e questo piano misterioso si scoprirà essere volto a praticamente riportare in vita un vecchio imperatore, governante insomma dell'antica Persia, che tramite un processo di disidratazione corporea era custodito in un'anfora, ma lo scienziato confidava di aver trovato il modo per, diciamo, invertire il procedimento, riportare quindi nel presente questo regnante, a cui chiedere tra l'altro proprio il segreto di questa disidratazione per poter conoscere una sorta di vita eterna, ecco.
È una storia articolatissima, una storia, una delle, anche qui, una dei capolavori del fumetto Disney in generale, anche fuori di Barks, per ovviamente l'ottimo uso di Paperino, l'ottimo uso di quel qua, anche la trama articolata anche fuori di testa in senso buono sotto certi punti di vista. Qui il viaggio nel tempo è ancora più sui generis forse di Old California, perché non c'è un vero e proprio viaggio nel tempo. Se vogliamo, però, l'abbiamo inserita un po' perché è come se questi antichi persiani avessero capito come viaggiare nel tempo, cioè facendosi annichilire in polvere per poi poter essere riportati in vita quando si voleva, ecco. Mi fa venire in mente questa storia, questa tavola in generale, ma anche la storia, che l'approccio barksiano, per assurdo, non diciamolo all'amico che ti ha fatto il disegno alle tue spalle, che sennò offende, però ha catturato più lo spirito, per esempio, DuckTales, sia la serie classica che quella recente. Mi vengono in mente gli episodi con gli egizi, ma anche la lancia di Selene, cioè Storcules, cioè sono dei personaggi dell'antichità che sono presenti nel presente, scusatemi il gioco di parole, senza una gran spiegazione. Quello è più filosofia barksiana. Don Rosa avrebbe spiegato che si era creato uno Stargate attraverso il riflesso mentre invece Marx faceva dei racconti per ragazzi, che poi, cioè, non è che solo i racconti per ragazzi sono ingenui, ci sono tante storie anche di supereroi in cui alcune cose, va bene, le perdoniamo perché ci vogliamo godere la storia. Sì, assolutamente, cioè non sono quelle le forzature narrative o buchi di sceneggiatura, cosa sono patti narrativi tra l'autore e il lettore, il fruitore, insomma, più che concessi, ovviamente. Infine, andando invece con un paio di storie dove invece di esserci Paperino protagonista assoluto abbiamo l'altra creatura per antonomasia mossa da Karl Barks, cioè Zio Paperone, un altro modo per cui Barks ha utilizzato i viaggi nel tempo è stata anche l'ipnosi, in particolare in questa storia di cui vediamo un paio di vignette non mi ripeterò con i miei ma in realtà l'hai fatto, devi trovare un'esclamazione affine ma più potente, perché ci deve essere un crescendo nella chat, sì. Cioè, quindi preparati, perché va bene che Barks e Gofferson, però parleremo di altre belle storie, quindi trova delle esclamazioni altrettanto potente. Se leggi fumetto Disney dovresti avere un bagaglio, un magazzino di onomatopee per l'occasione. Giusto, giustissimo. Tra l'altro, mi aspetto uno sbaraquac. Così. Tra l'altro, Nuova Mezzeta mi risparmia di dover dire qual è il titolo della storia, perché è proprio quello, esattamente. Cosa succede in questa storia? Il buon Zio Paperone vuole ottenere affitti arretrati da un ipnotista, che però non li ha, è un po' corto in quel momento, quindi gli propone come sostituzione una seduta di ipnosi, che sembra che a Paperopoli in quel momento stia andando molto forte come attività, che sarebbe l'equivalente, diciamo, come prezzo che avrebbe questa seduta, l'equivalente dell'affitto che gli deve. Paperone ovviamente è un po' incredulo, tra l'altro con alcune battute bellissime che gli fa dire Barks, assolutamente stralunate ma perfette per il personaggio. In realtà questa ipnosi, a dispetto dello scetticismo paperoniano, funziona. Questa ipnosi perché sta prendendo piede a Paperopoli? Perché praticamente come funziona? Che la persona ipnotizzata regredisce nel tempo, con la mente, fino a delle vite passate, quindi come se fosse una sorta di incarnazione, delle vite passate vissute anche secoli prima, e attraverso le quali potevano scoprire di essere depositari di tesori e di ricchezze di cui non potevano sospettare l'esistenza. E succede la stessa cosa anche a Paperone, che scopre che in una vita passata, poi in realtà Don Rosa, per ricitare ancora lui, rielaborerà questa cosa facendone un vero e proprio antenato di Paperone, ecco, il buon Malcolm de Paperoni. Comunque la si voglia vedere, Paperone rivive un passaggio importante della vita di questo Malcolm, in cui insieme al marinaio Paperinocchio Codacorta, avo di Paperino, seppelliscono un tesoro
della regina d'Inghilterra, che poi però non verrà più diciamo dissotterrato, perché la nave affonderà, la storia prende il suo corso, e quindi il tesoro è rimasto sotterrato lì senza che nessuno lo sapesse se non i due protagonisti del tempo, e ora anche Paperone e Paperino, perché pure Paperino si è fatto ipnotizzare per l'occasione. E quindi anche qui è un viaggio nel tempo che dura una frazione della storia, giusto quelle poche tavole in cui noi vediamo il flashback sostanzialmente del tesoro, dopodiché la storia prende il suo avvio con Paperone e Paperino che si fanno i dispetti per andare a prevalere l'uno sull'altro nel recupero di questo tesoro. Però è comunque un indicativo particolare, interessante, di come Barks abbia usato un altro stratagemma che ha fatto viaggiare almeno con la mente ancora i personaggi all'indietro del tempo. E appunto, però è pur sempre possiamo insomma sempre inserirlo in un viaggio come un viaggio nel tempo. Ecco, immagino che tu sei un po' d'accordo con me, Carlo Alberto. Sì, è il discorso che dicevamo prima. Alla fine sono altre vie, forse anche per non risultare ripetitivi. Stiamo parlando di un Barks, Gottfried, così, che dovevano cercare altre vie perché c'erano solo loro. Le storie di Zapotec e Marlin escono su Topolino in un'epoca in cui ci sono decine di autori che fanno storie. Si è mescolata una storia di Zapotec e Marlin con una di Topolino che fa un'indagine, con una di Pippo che fa cose buffe, Paperino e gli animali, Cip e Chop, Biancane, cioè sono 20.000 tipi di storie diverse, quindi le storie con Zapotec e Marlin possono essere quelle che sono intervallate. Gottfredson e Barks, visto che sanno di esserci solo loro, dicono: aspetta, non usiamo lo stesso stratagemma dell'altra volta. Una volta per incontrare i personaggi del passato, una volta lo ipnotizzo, una volta sogna, una volta gli cade in testa un librone del passato e quindi si crede qualcuno. Cioè, quindi sono dei modi anche per non essere ripetitivi. A mio avviso, uno sceneggiatore degli anni 80, ma anche di adesso, si può concedere di avere un suo meccanismo, una sua ripetitività. Penso alle miniserie come Fantomius, ma anche Pippo Reporter, cioè sono sempre la stessa cosa, ma perché il lettore Disney le legge mescolate a tanta altra roba. Gottfredson c'era lui, Barks c'era lui, quindi quando uscivano forse avevano anche questa responsabilità di oddio, devo offrire un ventaglio il più vario possibile, sennò dicono che non ho più idee. Sì, è vero, è giusto, probabilmente sì, era proprio un fervore dell'immaginazione dovuto anche a questo, sicuramente. La serie Hard Boiled, Cip e Chop, le origini di quest'anno. Buon Fisbio, che non ho salutato perché è arrivato un po' dopo, lo saluto adesso, ciao Fabio. E, Nigel dice, mi sarei aspettato il mago del Baluchistan, io adesso su due piedi, confesso palesemente la mia ignoranza, non me la ricordo più questa storia, quindi non ho perso traccia della trama e non avevo più presente che ci fosse una sorta di viaggio nel tempo anche lì. Non so se Carlo Alberto ricorda qualcosa, adesso dovrei indagare. Vuoto assoluto, siamo in due, perfetto, non ho voglia di indaxare. Però fateci sapere anche, scriveteci le vostre storie del tempo, di viaggi nel tempo preferite. Dice che ne ha Z, di Barks ce n'è ancora una, vero, non so perché lo sappia, però lo sa, cioè però è vero, perché effettivamente ne avevo una, anche se volevo parlarne molto velocemente. E vabbè, Paperone. No. Ora vogliono che ne parli, fare una presentazione di 40, una TED Talk solo su quella. Accidenti, che responsabilità, mentre invece io non ho così tanto da dire su Re Paperone primo. Ultima storia scritta da Barks prima del pensionamento, poi dopo avrà avuto modo anche post di arrotondare, diciamo, scrivendo qualcos'altro post pensionamento, però l'ultima ufficiale, che infatti non era neanche disegnata da lui ma da Tony Strobl, e poi in anni più recenti, post 2000, fu ridisegnata da Dan Gibbs, come aveva fatto con tante altre storie di Barks disegnate da Strobl negli anni 60. E anche lì c'è ancora lì un viaggio nel tempo sempre un po' ante litteram, anche lì c'è un, chiamiamolo tra virgolette, scienziato pazzo, in realtà era più una sorta di stregone quasi, che voleva appunto ottenere un vecchio tesoro abbandonato, aveva riconosciuto in Paperone anche lì il discendente di un vecchio re, e quindi attraverso una bevanda
debitamente trattata, potremmo dire drogata, insomma, in senso ampio, riesce a far credere, diciamo, a Paperone, Paperino, qui, qua, qua, di essere quei loro antenati di quel vecchio periodo, secoli addietro, quindi rivivono le stesse azioni che avevano vissuto i loro antenati, e fino appunto a capire, a guidare il cattivo della situazione alla stanza del tesoro dove lui voleva arrivare. È una storia non sicuramente tra le migliori di Barks, non a mio avviso per nulla la pari con le tre di cui abbiamo parlato poc'anzi, però secondo me era giusto citarla, ecco, anche in una mezz'età era arrivato a dire che era il Paperone primo, giustissimo. Di Barks ce ne sono ancora una e volendo due, ma è un discorso più stiracchiato. Diteci i titoli, se fai gli indovinelli, cioè, non è che... potete mettere alla prova, perché noi siamo qua e voi siete qui nella finestrella, però diteci i titoli, perché ma appunto ci stiamo prima di arrivare, adesso arriveremo alle macchine del tempo, qui ci stiamo arrampicando sugli specchi per far trovare per un astronauta. Ma non mi ricordo. Cioè... Qualunque viaggio nel tempo, qualunque viaggio nello spazio è un viaggio nel tempo, come ci insegna Interstellar e altre storie, visto che quando sei nello spazio invecchi in modo diverso, quindi volendo dovremmo, esatto, qualunque storia nello spazio, ora la infiliamo in questa diretta. Non finiamo più. Allora, noi abbiamo diciamo, un accordo, deciso di partire dalla produzione Barks, anche se Barks appunto non ha fatto Regina del Tempo in senso stretto, se diciamo così, non perché volessimo inserire Barks perché è bello, anche se è sempre bello parlare di Barks, ma perché comunque secondo noi è un modo comunque interessante di mostrare un diverso approccio al genere, magari più a latere rispetto a quello che poi vedremo nelle storie più avanti, ma comunque secondo noi era interessante fare questo excursus partendo già da queste origini. Allora, vediamo qua che cosa ci dice. Zio Paperone magnate del West e Zio Paperone la gara sul fiume. Non viaggiano nel tempo effettivamente, appunto. Se non con la finzione di Disneyland, è vero, adesso me la ricordo. Sì, dopo dicono anche perché c'è anche quella ambientata nel futuro con le macchine volanti, a quel punto dovremmo metterci anche allora le due storie glorie. Sarebbe appunto... oggi parliamo del fumetto Disney in assoluto. Abbiamo trovato la chiave, il minimo comune denominatore. Perché io quando inizio a leggere un fumetto, da quando è iniziato a quando è finita la storia, è passato del tempo. Quindi... cos'è il fumetto se non la macchina del tempo più bella del mondo? Io su questa potremmo chiudere adesso la live. Cioè, cos'altro aggiungere a questa massima? E invece andiamo avanti. Da ora in qua peggioriamo tutto, sarà tutto in discesa. Purtroppo sì, perché tu hai sparato la cartuccia migliore a 30 magari creo di peggio. Allora, adesso facciamo in realtà un piccolo salto in avanti, perché noi stiamo cercando un po' di andare in ordine cronologico, ma anche leggermente, diciamo, tematico. Quindi adesso facciamo un piccolo salto in avanti, perché l'abbiamo già nominato, e quindi per assonanza barksiana... Un salto in avanti nel tempo, giusto? Ovviamente, ovviamente. Trattiamo velocemente di Don Rosa, perché anche il buon artista del Kentucky non era disdegnato da buon nerdone qual è il tema dei viaggi nel tempo. E, l'ha fatto in almeno due o tre occasioni. Attento ai numeri di storie che dici, perché te li useranno contro di te in chat. Una manciata di storie. Sì, una manciata di storie. Se in realtà sembrano due e mezza, perché una è molto... un numero. Adesso li becchi tu i commenti. Tu ti lavi le mani, ho capito. Vabbè, allora, la prima è assolutamente palese vedendo l'immagine che ho appena messo in schermo. Decine e destini. Decine e destini è una delle prime, tra virgolette, storie di Don Rosa, anche senza virgolette, perché credo che non ne avesse fatte molte altre prima di questa. Sicuramente è antecedente alla realizzazione della saga.
e inizio anni 90, quindi siamo, e c'è un vero e proprio viaggio nel tempo qui, finalmente entriamo proprio nella cicciosità vera e propria del tema della serata, senza scappatoio sotterfugi. Dopo lo zio sfrizzo che inventa l'orologio da polso, abbiamo Amelia che compra la candela del tempo. Quindi Dolorosa in realtà sfrutta il viaggio nel tempo non con un macchinario, in questo caso, ma con la magia di Amelia. Amelia che c'ha l'ideona del secolo, dice... Cazzo, ma io non riesco a rubare la numero uno. Mi pare uno. Che non dica cazzo nel fumetto. Ho questo, ma sei sicuro? Ho questo ricordo, però mi pare di no. Cosa ce lo voleva mettere, ma la Disney, come sappiamo, con i suoi paletti. Dai, continuiamo a far flame. Io pensavo a Luca Boschi nella traduzione italiana, dove lo mette a cazzo. Vabbè. Però ho scritto col TZ, perché è una è un'affermazione aulica del Calisota. Comunque, insomma, il concetto che mi è espresso in maniera gergale napoletana oppure in maniera più compita è quella. Ma io faccio prima a rubare la numero uno. Giusto, quindi può. Quindi posso, tipo i romani di Asterix. Esatto. L'hanno adattato con "Uè, Paperon", come la meglio di DuckTales che parlava in napoletano. Esatto. Non avevo colto questa finezza. Vedi. E quindi cosa fa? Dice, ma forse è più facile rubare al numero uno al paperone bambino che al paperone adulto, che tanti grattacapi invece mi dà da quel bel dì. E quindi così fa, quindi si scopre che lei ha comprato una svendita, una candela del tempo che ha un funzionamento particolare, quindi una volta che viene accesa e attorno ad essa vengono messi degli oggetti che fanno capire la persona che si vuole raggiungere e l'anno, il periodo che si vuole, in cui si vuole raggiungere la persona, questa inizia a bruciare, sprigiona un magico fluido dalla cera per cui la persona viaggia nel tempo dove ha deciso con queste direttive, diciamo, magiche, e la candela brucia per un'ora di tempo, quindi la persona, in questo caso Amelia, che fa il viaggio, ha un'ora di tempo nel passato per svolgere la sua mansione, la sua missione. Noi vediamo quindi delle scene in anteprima rispetto a quelle che poi verranno visualizzate da Don Rosa nel primo capitolo della sua Life and Times of Scrooge McDuck, un po' diverse ovviamente da quelle che poi saranno nella cronologia normale, perché qui c'è l'inserimento di Amelia che cerca di fregare la moneta a zio Paperone, che non era zio in quel caso, ma al piccolo Paperone. Ovviamente non è uno spoiler, non ci riuscirà, non dico perché non ci riuscirà, perché invece sarebbe un piccolo spoiler, però è interessante come appunto Don Rosa abbia deciso di narrare per la prima volta in senso stretto l'origine, cioè un momento del passato di Paperone, nello specifico il guadagno della numero uno, attraverso il viaggio nel tempo dell'Amelia contemporanea. È uno stratagemma interessante, la storia è sicuramente buona, molto buona, a me piacque la prima volta che l'ho letta, anche ogni volta che la rileggo, ci sono le solite battute di Don Rosa molto frizzanti e divertenti, e anche alcune situazioni un po' paradossali che giocano con la situazione, ecco. E non so, vuoi aggiungere qualcosa su... È un ottimo ritmo, come fa il Rosa dagli inizi, ma in questa fase si era già impratichito col fumetto, e sono storie che hanno una sua impronta, non voglio dire migliore di Barks, però sono diverse da Barks e hanno... E qui ci sta il flame! Sì, esatto! Barks mi fa schifo! No, però se serve per gli ascolti lo dico. No, però le storie di Rosa sicuramente, per quanto lui sia un fan di Barks, hanno chiaramente un ritmo figlio dei suoi tempi, cioè si vede che è arrivato qualche decennio dopo e quindi ha fruito di film, cioè di opere con un ritmo più non frenetico, però con un ritmo più serrato, e lo si vede nell'azione, cioè le storie più concitate di Barks, ecco, forse le storie più concitate di Barks sono alla media del ritmo di Rosa. Poi questo non vuol dire che siano migliori o peggiori, però appunto è proprio una cifra diversa, secondo me, se penso alle storie di Rosa in cui si diverte a ribaltare le tavole, a giocare, cioè è proprio più sperimentale anche col mezzo fumettistico, con
per esempio quello che vediamo ora sullo schermo, a usare una candela per dividere una vignetta. Giusto. Barks stava indicando, cioè era un pioniere, cioè era, adesso non è Yellow Kid, però nel fumetto disneyano era le prime mosse. Don Rosa è arrivato dopo, quindi si è potuto permettere di proviare delle cose nuove. Cioè, i grandi maestri hanno già fissato che cos'è il fumetto disneyano, proviamo a giocare, vediamo cosa viene fuori, cosa mi lasciano fare per le sue diatribe con gli editori. E quindi sì, c'è anche, ci sono tante cose nuove che per noi ce lo fanno godere di più. Sì, assolutamente. Poi per allacciare quello che stavi dicendo sul disegno, l'idea della candela, ovviamente poi Donna Rosa veniva anche dal disegno del fumetto underground, quindi sono tutte queste anche idee grafiche, le mutua un po' da lì, le porta un po' nel fumetto Disney che tra gli anni 80 e gli anni 90 magari è un po' più statico sotto questo punto di vista. Sempre per allargare il concetto di viaggio nel tempo all'interno del fumetto, sappiamo che la struttura della tavola per noi lettori dà il ritmo della lettura. Quindi Barks, purtroppo, o comunque la sua cifra, cioè, ha la struttura con i quadrati abbastanza regolare, quindi il massimo del tempo diverso, per chi legge il fumetto, c'è una vignetta quadrupla, significa boccata, ok, me la godo di più. Un Don Rosa che gioca con la struttura della tavola molto di più, la deforma, sono vignette, si stacca molto più spesso di Barks dalla suddivisione regolare, in quel modo sta giocando con il tempo della lettura del lettore, perché sa che il lettore, per leggersi tante vignettine piccole più frenetiche, ci metterà di più, o comunque ti dà una sensazione anche quello di un'azione più concitata. Mi viene in Sì. mente la storia che adoro, l'ho riletta un paio di mesi fa, quella con la gravità che si Amo. inverte. Cioè, anche lì Barks non poteva farlo, non perché non fosse così geniale, ma perché era un'altra epoca. È un altro tempo, sì. È come se ce la prendessimo con i Lumière perché non hanno fatto Star Wars. Cioè, ogni fase di un medium ha bisogno dei suoi passaggi, perché poi chi arriva dopo farà un passo successivo. Corretto, corretto. Allora, io ovviamente già inizio ad avere l'ansia del tempo che scorre, quindi andavo velocissimo su Donna Rosa prima Mai più che diretta sarebbe più adatta di questa. non ci avevo pensato, è stato involontario. Allora, oltre a questa storia, però, Donna Rosa dobbiamo citarlo almeno, ma poi tanto dirò anche l'altra, almeno per questa, perché ovviamente ha il nome in testa. In italiano era Paperino, il papero del passato e del presente, del passato, non mi ricordo già più, sono già in confusione, ma comunque, in questo caso, Donna Rosa fa un classico plot della macchina del tempo, quindi prende Archimede, che ha inventato la macchina del tempo, l'uso che ne voleva fare, il papero del passato e del futuro, grazie Davide, metto anche in sovraimpressione così sappiamo di cosa stiamo parlando anche noi. Quindi l'uso che ne voleva fare Paperino, che voleva commercializzare questa idea, era più semplice, più domestico per spostamenti di pochi minuti o di poche ore, ma in realtà dal momento che le serviva molta energia, ma soprattutto uno spazio molto libero da ostacoli per evitare che per qualche malfunzionamento la macchina del tempo scaraventasse Paperino molto più indietro di quello che era previsto, quindi magari finendo all'interno di oggetti che potevano essere presenti nel luogo della cronotraslazione, iniziamo a usare questi termini adesso, allora decido di andare nel posto più isolato possibile, dove anche andando indietro di secoli e secoli e secoli non ci sarebbe stato questo rischio. E il posto scelto è stato Stonehenge. La particolarità di cui però nessuno aveva tenuto presente era che Stonehenge è un catalizzatore di energia tale da potenziare la macchina del tempo e da spedire quindi tutti quelli che si trovavano all'interno del cerchio di pietra e non solo Paperino collegato alla macchina, al tempo di Reartu. Lì quindi poi Don Rosa si sbizzarrisce, si diverte tra citazioni ai Monty Python e quant'altro, rappresentando un Reartu malinarnese, un mago Merlino che non è un mago e quant'altro, e li mette questi personaggi storici in contrapposizione, diciamo, con Paperino e i nipoti che
in realtà però devono cercare di ritornare nel loro tempo, e non sarà semplice per una storia appunto che in origine era stata serializzata con la Egmont in tre tempi, poi è arrivata da noi in studio Paperone in un'unica soluzione, quindi abbastanza lunghetta come d'abitudine con le storie del Don, e questo è sicuramente uno dei primi casi che analizziamo stasera di macchina del tempo più o meno standardizzata, cioè un macchinario voluminoso messo su un carretto, un casco sulla testa di Paperino. Quindi, che altro dire? È una macchina del tempo propriamente detta. Finalmente ne abbiamo una che può essere tale. Esatto. Ed è Archimede, che cosa che poi vedremo, forse no, non vedremo neanche tanto, ma comunque spesso è stato utilizzato lui per farla più rapida questa cosa della macchina del tempo. Se uno non voleva farne proprio il fulcro della storia, ma gli serviva inserirla in modo veloce, Archimede c'era la signora Sgabuzzini. Al salotto. Esatto, cioè è molto veloce la cosa. In questo caso invece Dolorosa fa vedere come una novità, cioè Archimede ci sta lavorando attivamente in quel momento con Paperino come cavia volontaria in questo caso. Infine, per chiudere la parentesi Dolorosa, c'è quel mezzo che ho detto prima, per me è proprio la cosa più tirata per i capelli, ma ci piaceva inserirlo, me lo piaceva a me. ovviamente stiamo parlando di Zio Paperone, il sogno di una vita, che è la storia più onanistica di Dolorosa, forse, nel senso che è il purpurì condensato del meglio della saga, sostanzialmente, visualizzato attraverso alcuni flash del passato di Zio Paperone, visto nella saga stessa, in alcuni capitoli extra della saga stessa, ma visti come? Attraverso i sogni di Zio Paperone, quindi postula il buon Dolorosa che Zio Paperone, nelle sue notti, non sogni i tesori o il suo oro o la combinazione della cassaforte come vorrebbero i Bassotti, ma sogna le sue avventure gloriose passate. Quindi uno dice, è un sogno, mica un viaggio nel tempo. Però la stratagemma di Dolorosa è che i Bassotti, sperando che Paperone sogni la combinazione della cassaforte, rubano un altro macchinario di Archimede che permette di entrare nella mente di chi sta sognando e vedere quello che sogna. Paperino dovrà inseguire i Bassotti per farli uscire dal sogno prima che questo causi dei problemi permanenti alla mente del povero zione. E quindi quello che compiono i Bassotti e Paperino al loro inseguimento è quasi come se fosse un viaggio nel tempo, anche se all'interno della mente di Zio Paperone, perché mentre Paperone non è cosciente bene, è un po' sì, un po' no, è un po' cosciente di essere il vecchio Paperone, però sta indossando comunque gli abiti di quando era cowboy o di quando era cercatore d'oro, e quindi vive, diciamo, le sue esperienze. Ma per Paperino invece è come se stesse viaggiando effettivamente all'interno del passato dello zione. Ed è forse questo il tipo di viaggio nel tempo più nerd che si svilupperà più spesso nei fumetti, nelle serie TV, nei film. Questo è anche un po' la storia di Amelia, ovvero un personaggio che noi conosciamo che va indietro nel tempo per vivere degli eventi che noi già conosciamo, cioè penso ai supereroi, ma anche film, serie TV. Quante volte succede che c'è un viaggio nel tempo perché un personaggio deve cercare di modificare una cosa che è successa o impedire che succeda qualcosa, perché è il fanservice, chiamiamolo così, per il lettore barra spettatore, di rivedere degli eventi conosciuti che nel frattempo sono diventati molto importanti, così come per Rosa era tutto il Klondike di Paperone, vederli da un altro punto di vista e aggiungere dei tasselli, vedere cosa succede se sposti la telecamera da un'altra parte, quindi scopri che in una scena che non ti ha raccontato era successa una cosa, i what if, quindi ecco, è forse l'approccio più nerd nel senso positivo del termine, perché c'è solo un senso positivo nel termine. Sì, assolutamente. Assolutamente. Che poi verrà riutilizzato. Don Rosa, ecco, ha la mentalità che poi avranno molti autori, sceneggiatori nel futuro, non solo Disney, ma di tante opere, di «Ehi, andiamo a rivivere gli eventi del primo film in un altro modo». Assolutamente, assolutamente. Anche in questo caso Don Rosa è figlio della sua epoca di narratore, come dicevi tu prima, il discorso si rifà ancora anche in questo caso.
Allora, abbandoniamo il buon Don al suo destino e stiamo per arrivare un po' al punto focale, perché in realtà, come dicevamo, il fumetto Disney ha spesso e volentieri trattato viaggi nel tempo anche in alcune saghe. Io cito giusto per la cronaca, ma non approfondisco perché non le conosciamo, in alcuni casi non sono neanche arrivate lì in Italia. Ecco, all'altro, non posso muovermi perché Davide, il buon marchese del gusto, mi fa tappione. Ne manca una, indietro nel tempo per un diecino, ma io non la considero manco quella storia lì. Assolutamente niente di che, come comprovezza a sto punto andava detta. Davide, hai ragione, in effetti, e noi l'abbiamo detta, te l'ho messa anche in sovraimpressione, l'hai fatto tu per noi. Ma direi, a proposito di viaggi nel tempo, è ora di aprire un 40 minuti a parlare di Bubba. No! Hai fuori tema perché è animazione. Ah. Mi spiace. Ma sarà una storia a fumetti dei DuckTales fatta con Bubba. Ora chat, trovatela. No, non trovatela. Piuttosto abbandono live. Vabbè. Allora, diciamo che prima di essere fermato dall'enciclopedica conoscenza di Davide, a cui non la si fa mai e poi mai, sta dicendo che ci sono state spesso delle saghe straniere che hanno sfruttato viaggi nel tempo, che si presta un po' al formato saga, anche se vogliamo. E quindi cito Mickey attraverso le siècle, con il mio assolutamente ignobile accento francese, che in Italia non è mai arrivata, era fatta da tanti micro episodi in cui Topolino appunto viaggiava nel tempo. Poi c'era Donald Duck's Time Machine, il nome dice tutto, un progetto Egmont danese, scritto e disegnato a mille mani, alcuni episodi disegnati da Marco Rota erano finiti su Zio Paperone negli anni 90, ma appunto la saga completa non è mai arrivata, viaggiavano su una macchina del tempo, tra l'altro simile come design a quella di Zapotec e Marley. E poi citerei, avendo fatto come seconda puntata delle live una puntata sulle saghe di Luciano Bottaro, una delle storie di Bottaro per parlare dell'epoca piratesca, cioè Paperino e la nipote del Corsaro Nero, prendeva avvio la trama proprio con Paperino che si infilava in una macchina del tempo a cui stava lavorando, guarda un po', Archimede ancora anche qui. E infine, anche se poi magari ne possiamo parlare anche magari meglio dopo se ce n'è tempo, ma non credo, anche il buon Fantomius della saga di Marco Gervasio si muove nel tempo, in tempi non sospetti, quindi quando ancora la saga non era partita, ma c'erano alcune prime storie in cui Paperinic dialogava in qualche modo con Gervasio, con Fantomius o con il ricordo di Fantomius, e in una di queste storie proprio ritornava indietro nel tempo al momento in cui Fantomius avrebbe incontrato per la prima volta Dolly Paprika. Da lì sarebbe stato introdotto il cucù del tempo inventato dal buon Copernico antenato di Archimede, stranamente, che poi è tornato in altre avventure di Fantomius, proprio della saga delle strabilianti imprese. Non ultima, quella che è in onda, tra virgolette, su Topolino in queste settimane, iniziata la settimana scorsa, dove appunto la ex fiamma di Fantomius trova proprio questo cucù e finisce nel futuro e Fantomius la deve inseguire per il tempo. Quindi insomma, viaggi nel tempo cicciano un po' dove uno non se lo aspetta, anche in tante saghe. E prima che, se il mio MZ è ancora lì che mi sta guardando, se no mi cazzia, c'è anche una saga più o meno recente delle Giovani Marmotte, sempre realizzata da Egmont in Danimarca, in cui i Giovani Marmotte viaggiano nel tempo, e un paio di questi capitoli sono stati pubblicati sul mensile delle GM attualmente in corso d'opera, ecco, forse nel numero scorso, o in due numeri fa. Lasciandoci dietro questa parentesi vaga, giusto per completismo citata, andiamo al cuore, insomma, uno dei più cuori. Questo è un breve prologo, ora inizia la live. Sì, praticamente sì, dopo un'ora, cazzo. Ma... Abbiamo altre 6 ore per approfondire. Un after. Allora, qui ho messo un'immagine esemplificativa. Allora, la macchina del... In cui farei notare che in alto usano l'onomatopea di cui prima parlavamo. Cioè, beh, Kratz, che potrebbe essere una variazione di quella che aveva esclamato Amelia, secondo di me. Allora, la macchina del tempo. Sulla macchina del tempo si serve da dire un sacco di cose, anche molto recenti, e non mi tirerò indietro dal dirle. Ma prima dobbiamo fare la vera storia corretta, che non è semplice manco quella, in realtà.
Allora, adesso andiamo con ordine, Fisbio, perché magari non tutti sanno quello che tu sai, perché ti sei triggerato nella recensione di Topolino. Allora, cosa è successo nel 1985? È successo che il buon Giorgio Pezzin è andato in redazione dal buon Franco Fossati, allora caporedattore. E gli era erano tutti buoni all'epoca. Erano gli anni Ottanta. E gli aveva proposto un'idea su una storia con Topolino e Pippo che viaggiassero indietro nel tempo. E lui ha detto, va bene, lavoraci su. E sono nato io. Questo Fabio non ti qualifica in nessuna maniera particolare. Comunque, ci lavoro un po' su, dice Pezzi, e torna a casa. Ritorna in redazione dopo un po', e però Fossati dice, caro Pezzin, nel frattempo è arrivato un tuo collega, il buono anche in questo caso, Bruno Concina, e mi ha proposto un'idea molto simile alla tua. Come sempre, le macchine del tempo con Topolino e Pippo, cosa facciamo? Picchiatevi e chi vincerà potrà scriverla. Quella è la piscina gonfiabile col fango, via! Vai. E così iniziò Celebrity Deathmatch. Questo se fosse stato il cattivo Franco Fossati, invece era il buon. E allora, essendo buon, gli ha detto, mettetevi d'accordo. E quindi cosa è successo? I due si sono parlati. Alla filosofia democristiana di qui sopra. Ma vabbè. Non si esce vivi da questa cosa. Non è politica in questi giorni. E allora cosa è successo? Che si sono messi d'accordo effettivamente, cioè si sono parlati, si sono messi a un tavolo insieme Pezzini e Concina, e hanno deciso, ho detto, va bene, ci dividiamo un po' le avventure, facciamo un concept coerente che è univoco, e questo non te lo metto neanche in evidenza, guarda. Allora, e poi ci dividiamo un po' le epoche storiche in cui decidiamo di far viaggiare i personaggi, e ci alterniamo un po', presentiamo un po' le nostre storie in redazione. Va bene, perfetto. Cosa si sceglie di fare? Cosa si sceglie di fare? Di prendere innanzitutto un personaggio già introdotto nel cast topolinese, però non ancora utilizzato così tanto. Stiamo parlando del professor Zapotec, che aveva inventato Massimo De Vita in una storia da lui scritta e disegnata qualche anno prima, cioè l'Enigma di Mu, introducendolo come un noto antropologo che si rivolge e si presenta a Topolino e Pippo perché ha bisogno del loro aiuto per una ricerca particolare. Adesso non addentriamoci. Dopodiché De Vita l'aveva usato ancora in alcune avventure, sempre con questa figura, con questo scopo. E Concini e Pezzin decidono di riutilizzarlo in questo concept della macchina del tempo, cioè essendo un professore, un antropologo che comunque ha a che fare con il passato, poteva essere adeguato per appunto spedire i personaggi nel passato per fare delle ricerche, per scoprire dei misteri relativi alle epoche storiche. E gli affiancano però in questa idea un altro personaggio invece inventato per l'occasione, cioè il professor Marlin, che si sarebbe occupato della parte più tecnica del macchinario. Si decide di creare una storia introduttiva iniziale che disse avvio, presentasse il professor Marlin, presentasse l'idea della macchina del tempo, ci fosse una prima avventura e poi da lì si andava avanti. Ma ci sono i paradossi temporali anche nella pubblicazione. Perché per un disguido redazionale non ben meglio chiarito, in realtà la prima storia che viene pubblicata su Topolino non è questa storia introduttiva degli enigmi che si sarà intitolata Gli enigmi del tempo, ma è la seconda o la terza, cioè Il segreto della Gioconda. Di conseguenza i lettori si trovano belli scaraventati a caso in questa macchina del tempo che i due protagonisti vedono come cosa nota, con Marlin che conoscono ormai, fanno riferimento ai viaggi nel tempo come una roba normale e non si capisce bene. Poi ovviamente magari, come dicevi anche tu prima, i lettori, oltre che gli autori di 30-40 anni fa, erano meno sofisticati e magari si facevano meno domande, però un po' di disorientamento probabilmente c'era. Una roba così oggi quasi sicuramente non succederebbe con attenzione alla continuity, cioè è come quando all'epoca trasmettevano in TV i telefilm disordinati, mettendo prima un episodio, poi l'altro, cioè oggi è come se creano un filone in cui, che ne so, Paperoga è campione di rugby su Marte e pubblicano prima la quarta
storia, dando per assodato che è già andato su Marte, è già diventato, si è già allenato nel rugby. Quindi sì, quando ho letto dello scambio, mi ha sempre colpito questa cosa. Oggi probabilmente, anzi sicuramente non succederebbe mai, però è buffo, è ironico ed è quasi appropriato che la saga della macchina del tempo sia asincronica e quindi è stata presentata in modo disordinato per abituare i lettori Disney, tipo Pulp Fiction, a leggere i capitoli in modo non adeguato. Tanto è vero che poi quando, dopo un paio di storie così della macchina del tempo avviata, fu pubblicata in ritardo la prima, si mise un cappello, una didascalia introduttiva che dice siete sempre stati curiosi di sapere come ha iniziato tutto, eh? Adesso finalmente... Guarda, abbiamo fatto il prequel! Esatto, il prequel l'hanno fatto, prima che fosse cool, che geniacci, redazione che geniacci! Diciamo, quindi questa è un po' l'origine. L'origine viene appunto spiegata in questa storia di Pezzin, che è stata pubblicata come terza o quarta del ciclo, in realtà è la prima, Gli enigmi del tempo, in cui appunto Zapotec accoglie i suoi amici nel museo di Topolinia e li introduce al suo collega Marlin, gli rivela dell'esistenza della macchina del tempo e del fatto che vorrebbe utilizzare loro come inviati per risolvere i vari misteri insoluti del passato. Adesso dobbiamo fare noi un salto temporale fino all'altro ieri, tipo, per spiegare anche alcuni commenti indignati, perché cosa è successo? Che nell'ambito di una miniserie attualmente da un po' di mesi in corso d'opera su Topolino Magazine, intitolata Topolino le origini, che racconta in maniera, diciamo, aggiornata le prime esperienze di un giovane topolino appena uscito dalla scuola, che si arrabatta con i primi lavoretti, eccetera, eccetera. Nell'ultimo episodio finora uscito proprio su Topolino della settimana scorsa, tuttora in edicola, il buon Giorgio Fontana, autore di questa storia, decide di narrare ancora questa cosa. Non lo so perché sono colpevolmente indietro di c'è lavoramento, ma sono indietro di tre numeri, mi pare. Quindi bene, quindi si è fatto amare in questo modo. Immagino. Adesso vediamo, esatto, se è fatto male assolutamente. Adesso se riuscissi anche a trovare. Ma ragazzi, Hakuna Matata, vivetevela come se fosse l'ultimate. È ultimate, sto cazzo. Non brucia le storie precedenti. Allora mi metto in pari stanotte. Che ridere. Qui, con questo ciuffo sbarazzino, con Topolino. Con il Topolino l'abbiamo già visto. Zapotec col ciuffo. Questa è stata poi la vignetta della discordia, proprio perché, perché cosa è successo appunto qui? Topolino in questa... A voi non è mai successo di ripresentarvi a qualcuno che era già presentato, vi dimenticate, ciao, poi ma guarda che ci siamo già presentati, sì lo sapevo, figurati al pub che ti hanno presentato uno o due mesi prima ma non te lo ricordi più, la stessa cosa. Lei vuol fare l'avvocato del diavolo, ma qui non ci si può. Qui è andata a pensare male, dai. Non si può, io mi sto già scaldando. Allora, cosa sta succedendo? Allora, qui a Fontana, sta decidendo un po' di rinarrare in maniera nuova le vari incontri, le varie prime esperienze di Topolino, lo fa anche in questo caso. In una storia assolutamente che al di là della lesa maestà che si può dire, e di cui non mi soffermo molto perché chi vuole può andare sul canale di Fisbio Show a vedere la recensione di questo topo, in cui ovviamente fa fuoco e fiamme sull'argomento, ed è molto divertente come stroncatura. Al di là della lesa maestà, che ignora ovviamente l'enigma di Mu, dove è stato introdotto Zapotec per la prima volta, ignora tutte le prime storie della macchina del tempo, eccetera, è pure una storiella abbastanza mediocre, cioè non all'altezza minimamente della caratura di questi personaggi e dell'importanza che ha avuto il ciclo della macchina del tempo, perché in questa storia Topolino conosce in un colpo solo Zapotec per la prima volta, con questo appunto ciuffo sbarazzino, grigio alla George Clooney, così. Poi subito dopo viene introdotto a Marlin,
Subito dopo viene introdotta la macchina del tempo, che quindi in questo universo Ultimate, chiamiamola così, Carlo Alberto, è già esistente mentre Topolino è un diciottenne. E poi vabbè, viene introdotto anche Indiana Pips, ma questo non ci compete in questo momento. Posso fare uno spoiler, mi spiace, però sarà tutto giustificato perché fra 50 episodi di Topolino 2.0, alla fine, nell'ultimo, ci sarà un colpo di scena con l'amnesia. Topolino dimenticherà tutto e sarà tutto spiegato così. Chiedo scusa per lo spoiler, ma tutto tornerà, così sarà. La cosa peggiore non è questo stratagemma narrativo, è gli altri 50 episodi promessi che ti hai fatto di questa serie. Aspettate di vedere la prima volta che Topolino incontra Eta Beta. Andiamo a toccare dei pezzi delle storie sacre. La prima volta che Topolino incontra Eta Beta in coda al Luna Park. Ed è un alieno invece che l'uomo del futuro. Vabbè, quindi insomma, questo è un po' un aneddoto della polemica della settimana, diciamo, visto che si sposava con il tema, non potevo evitarla, ecco. Questa sera speriamo che chi ci segue, anche se credo che siano tutti vaccinati, chi ci seguono, però chi non lo sapesse bene, che come è andata, diciamo, sui testi sacri disneyani, la storia invece non è andata così, non è stata così la conoscenza. Va bene, invece condividiamo della roba un po' più bella come immagini. Intanto lascio però a te la parola, a Carlo Alberto, per parlare di alcune storie della macchina del tempo che ritieni... Finora le avevo lette, ma non erano nel mio cuore. Mi ha detto di fare i compiti e quindi di pensare a qualche storia, una manciata di storie sui viaggi nel tempo. Io ho deciso, prima di andare a vedere tutto ciò che esiste, ho deciso di affidarmi al cuore, quindi appena mi hanno fatto questa richiesta ho aperto un file e mi sono scritto le prime che mi sono venute in mente, perché affidandomi alla logica per cui il cuore parla, qui è come quando ti chiedono qual è la tua canzone preferita, il film preferito, quella che ti viene in mente, quella che l'immagine che compare per prima nella testa, evidentemente qualcosa vuol dire. E in questa manciata di storie ce ne sono tre con Zapotec e Marin e la macchina del tempo. Una, a mio avviso, molto importante, anzi oserei dire fondamentale per la mia biografia, una cosa che sicuramente interessa a tutti gli spettatori, che è Topolino all'inseguimento dell'anacronismo multiuso, sono dovuto scrivere che non me la ricordo, che è la storia allegata al topo binocolo, perché io mi ricordo che iniziai a comprare Topolino in edicola con il topo binocolo e mi ricordo questa storia che io lessi a metà, perché poi recuperando era una storia a puntate che pubblicizzava l'uscita del topo binocolo, quando c'è la prima parte del gadget la storia era già iniziata, quindi mi aveva affascinato, poi affascinato è del 91, quindi quanto può affascinare un bambino di 6 anni che doveva ancora iniziare elementari, quindi leggevo Topolino prima delle elementari. Comunque mi aveva affascinato per questo, perché era una storia che a rileggerla nel futuro, l'ho riletta qualche anno fa e forse non è delle migliori, però è interessante come Zapotec e Marlin siano stati promossi al gadget, perché quando qualcosa viene abbinato al gadget vuol dire che funziona, lo sappiamo per tutti i gadget di Paperinic, Double Duck, usciti negli anni, cioè se c'è qualcosa che è al gadget vuol dire che è stato sdoganato. All'epoca era sdoganata quella storia. Poi ho una storia che è recente, perché non è recente, ma per me lo è, perché non mi ricordo di averla letta all'epoca. L'ho recuperata l'anno scorso con la Writer's Edition di Pezzin, che è Topolino e l'Atlantide Continente Perduto, che appartiene al filone che dicevi prima, con i viaggi nel tempo, però mi ha colpito molto rileggerlo appunto l'anno scorso, perché c'è un meccanismo strano che solitamente non viene evidenziato nelle storie della macchina del tempo, ovvero ci sono Topolino e Pippo che incontrano un popolo del passato che
come tutti i popoli del passato, prima o poi finisce. E lì viene, ci sono proprio le splash page con l'invasione, il maremoto che sommerge Atlantide, quindi senza farci chissà che passaggi mentali, che magari con gli egizi non facciamo quel passaggio mentale, lì proprio si vede che Topolino e Pippo conoscono un popolo, conoscono dei personaggi, li conoscono proprio, ci passano il tempo assieme, e poi la loro terra viene distrutta, che è qualcosa forte. Ripensandoci oggi, ho detto, cavoli, è riuscito, i famosi paletti che non si possono... cavolate, sono riusciti a raccontare qualcosa che diremmo non essere così disneyano, lo stereotipo di Notre, cioè c'è uno sterminio, c'è un genocidio, cioè c'è uno sterminio di un'intera popolazione, poi sappiamo che si salva così, però è forte perché riflettendo molte delle popolazioni o dei personaggi storici che Topolino e Pippo incontrano quando vanno indietro nel tempo, sono morti, anzi quasi tutti, perché sono vissuti secoli fa, però non c'è mai stato la sensazione di oddio, questo personaggio dopo tot anni morirà, verrà ghigliottinato, succederà qualcosa. Questa storia, per i toni con cui viene raccontata e per anche quello che viene mostrato, cioè la città in cui loro hanno girato poi viene sommersa, è forte per tutte le implicazioni che hanno i viaggi nel tempo, ovvero conoscere qualcosa che non esiste più. E l'altra storia che ha un valore per me, proprio me la ricordo, cioè non la leggo da tanto, lo so, però me la ricordo molto bene, è Topolino nel segreto di Napoleone, di Concine Massimo Di Vita. Mi piace, me la ricordo ancora, mi ricordo quante volte me la sono riletta da bambino, e mi piace per due elementi. Uno è l'inizio in media res, ovvero... Mm-hmm. La storia inizia con Topolino e Pippo su questa carrozza che stanno scappando, quindi non c'è l'inizio, non c'è la costruzione canonica da ehi, dobbiamo scoprire che cos'è questo piatto, certo, andiamo nella cantina del museo, viaggio nel tempo, però c'è proprio un ritmo che all'epoca, e ti parlo di Roberto Bambino che leggeva le prime storie Disney così, non era abituato a vedere così tanto spesso, oggi è qualcosa che succede più spesso per l'evoluzione del medium, per tutte le influenze da serie TV, cinema, altri fumetti che gli autori hanno. All'epoca mi aveva colpito questa cosa. L'altra cosa che mi piace molto, l'altro elemento di questa storia che mi piace un sacco è che, forse mi sbaglio, nel caso correggimi, chat, insultatemi, è una cosa che non trovo molto spesso nelle storie della macchina del tempo attuali, una volta quando si stava meglio succedeva più spesso, è il luogo dell'appuntamento per il rientro nel presente, cioè il fatto che i personaggi dovevano trovarsi, lì c'era il cerchio di pietra, è proprio un concetto da film d'azione, cioè se non sei lì a quell'ora, in quel posto, rimani per sempre nel passato, e c'è una sensazione di urgenza che non lo so se ultimamente ci sono le storie di questo tipo, così me lo ricordo come elemento che c'era nelle storie di qualche decennio fa, esatto, quella è la storia di cui sto parlando, quella è proprio la tavola iniziale, se non sbaglio. Sì, e quei personaggi appunto dovevano, per chi non l'avesse letta, dovevano tornare nel cerchio in cui erano atterrati per poter tornare nel presente. Se a quell'ora, in quel momento, non ti ritrovi lì, ciao, rimani nel passato, che è un concetto che c'è anche in molti film con il viaggio nel tempo. Ed è un elemento che a me mi galvanizzava sempre, perché è quel finto brivido, perché sai che i personaggi ci riusciranno. Però c'era quella sensazione di urgenza. Oggi sono un po' più facili i viaggi nel tempo. Magari Topolino e Pippo, che sappiamo essere persone reali, che esistono veramente, quando fanno il viaggio nel tempo lo affrontano, però non ci viene mai raccontato. Quell'elemento a me piace, in quella storia mi ricordo, vuoi per questo cerchio di pietra, che è molto, per collegarci a Stone Age, è molto semplice, però è evocativo. Ecco, quell'aspetto delle storie del viaggio nel tempo mi manca. Recuperatelo, sceneggiatore, ricicciatecelo dentro, perché a me piaceva. Quindi se a me piaceva lo voglio. Uffa. Allora, è stata una dissertazione bellissima, sentita soprattutto, perché si basava poi sulle storie che ricordi con più affetto, con più... Sono, anche a me, tutte quelle che citi, piacciono molto. Ricordo
un po' meno per motivi anagrafici, paradossalmente, l'anacronismo multiuso, per cui credo di non averle neanche mai lette intera tutta, perché non avevo tutti i Topolino. Io di sicuro non li avevo, però non... I voi grandi maestri stregoni supremi dell'Index lo saprete, l'ho riletta da qualche parte anni fa, quindi se l'ho riletta io non vado a recuperare gli arretrati, probabilmente c'è qualche volume che l'ha riproposta tutta, non so se qualche cronologica di qualcosa, boh, però l'ho letta, quindi in qualche volume c'era. Non sono, io non sono uno che va a rispulciare, non sono un collezionista, lo so che sono una bestia strana qui dentro. Su Disney Anni d'Oro, allora di sicuro quello, perché quello ogni tanto quando c'erano delle storie che mi interessavano lo prendevo, e lì sì, sì, non è una storia straordinaria, però c'è quell'elemento un po' autobiografico e un po' di il gadget, che c'è anche da pensare agli sceneggiatori. Ah, ecco, invece mi aveva colpito, scusa, sto aprendo parentesi, mi ricordo che mi aveva colpito perché sappiamo che per uno sceneggiatore fare la storia per il gadget è un po' un tema con un vincolo, quindi riuscire a creare mi aveva colpito perché avevo colto che ok, oh, vogliamo produrre un binocolo, scriveteci una storia attorno. Non era così facile come poteva essere invece con i walkie-talkie, cioè era un oggetto strano e mi era piaciuto perché avevo colto la storia su commissione ben riuscita. Sì, sono d'accordo. Esatto. Quello che stavo è giusto, ha ragione Pacuvio, è una finezza che poi in realtà negli anni successivi non sempre è riuscita a rimanere così ben gestita. E il bello di queste storie però è che appunto è difficile trovarle ristampate, perché essendo state create per quell'esigenza, appunto io me ne ricordo un'altra, forse quella dell'anno successivo, col gadget successivo, era stata messa su un maestro Disney, quindi quella era riuscito a leggerla tutta, perché era disegnata da Cavazzano. Questa qui invece credo fosse di Santillo i disegni, quella dell'anacronismo multiuso, se ben ricordo. Marconi era sempre quello dietro. Ma un appello alla Disney e Panini, che di sicuro ci stanno seguendo, un bel volume che raccoglie tutte le storie per i gadget. Bam. Che belle. No, ho avuto l'idea del secolo, aspetta, un cofanetto per Luca con un volume con tutte le storie dei gadget e i gadget. Madonna. La produzione dei gadget. Ciao. Se la fanno, Royals a Carlo Alberto Montoni. 5%, mi accontento, grazie, ciao. Hai preso ispirazione dei cofanetti, delle monete che hanno fatto quando hai fatto storia. Esatto, storia. È un po' più complicato il gadget, però pensa quanto tirerebbe. Non in una tiratura straordinaria, però secondo me funzionerebbe. Vediamo, adesso Bertani sicuramente ci sta spiando, e sai che anche lui, oltre che essere direttore, è anche uomo del marketing, quindi... Va bene, in realtà dico anche un paio di cose sui viaggi nel tempo, cioè sulla macchina del tempo, buonanotte. Sui viaggi nel tempo stiamo parlando da 1:22, quindi le storie di questo ciclo sono tantissime, quindi ovviamente Carlo Alberto ne ha citate 3/4, e anche io non ne voglio stare a dare troppo nel particolare. Diciamo che per quei primi anni, cioè la seconda metà degli anni 80, sono state tutte molto buone, graziate nei disegni che quasi sempre erano affidati a Massimo De Vita, e che era in una fase della sua carriera meravigliosa, che sarebbe andata verso quella del decennio successivo, che per me era ancora migliore, ma comunque già lì stava facendo un'evoluzione meravigliosa. Abbiamo già nominato Il segreto della Gioconda, che è stata la prima a essere pubblicata, poi, ed era molto bella, e ne ho parlato comunque nel post del blog in cui ho annunciato questa live, analizzando soprattutto i disegni, quindi non mi dilungo adesso. C'era sempre scritta da Marconi come anacronismo multiuso, c'era Il mistero del Mundial, in quel caso non era fatta per un gadget ma per un evento sportivo. Il codino di Baggio non c'entrava niente, era... No, quella è un'altra, però erano tutte e due su Paper Goal queste storie. Quella del codino di Baggio c'era, e poi c'era quella del mistero del Mundial, che aveva la particolarità del fatto che Topolino e Pippo dovevano viaggiare questa volta nel passato, nel mondiale precedente, per scoprire perché un giocatore italiano era stato inserito solo negli ultimi minuti della partita, della finale. In realtà, per un errore della macchina del tempo, loro saranno andati a vedere la finale del mondiale che doveva ancora iniziare.
E lì la particolarità è che ci furono tre finali diversi affidati a tre personalità di quel momento, che poi nelle ristampe furono eliminati perché non c'era più il riferimento attuale a queste personalità. Che adesso non ricordo, mi sembra che una fosse anche il presidente del consiglio di quell'anno, ma adesso poi so che il Davide De Busto arriverà subito o a cazziarmi o a darmi ragione. Fatto sta che nelle ristampe questa cosa è stata tolta e sono stati sostituiti con tre personaggi Disney che davano la loro versione dei tre finali alternativi. Che mi fa ridere pensare allo scrittore italiano, guarda, io sono un agnostico del calcio, non lo seguo, non mi interessa, però guardate quanto è importante nella cultura italiana che Zapotec e Marlin, per lavorare sulla storia, Napoleone, la Gioconda e l'Italia ai mondiali. La nazionale italiana viene equiparata a Leonardo da Vinci e Napoleone, ma siamo in Italia, sappiamo che va così. Esatto. Poi giustamente Pacuvio dice anche che il mondiale è scomparso, quella me la ricordo perché è del 1998 e quindi Topolino lo compravo tutte le settimane e l'avevo seguita in diretta. Tornando un attimo invece ancora indietro, c'era la leggenda del panettone scritta da Concina per i 600 anni del Duomo di Milano e nel frattempo però c'era messo anche la creazione del buon dolce natalizio. E poi quella di cui avevo fatto vedere prima l'immagine, l'intruso spazio-temporale, che era molto interessante perché c'era Gamba di Legno che era riuscito a scoprire la macchina del tempo. Questo era già successo in un'altra avventura precedente, della battaglia di Lepanto. Poi era stato fatto dimenticare, ma ritornata alla memoria, l'ha sfruttata per diventare il nuovo Attila del tempo. Che altro dire? Mettiamo questa di Davide Le Gusto mentre bevo perché mi sto strozzando. Anzi, leggi da tu. Leggo io delle storie troppe con la macchina del tempo, va citata così, debotto, senza senso, quella specie di esperimento di Gamba di Legno e il progetto mai visto, che è quella con Pietro che torna indietro fino al 1928 per impedire a Walt Disney di diventare Topolino. WTF. Ma come si fa? Sì, giusto. Era geniale, era geniale quella storia, in effetti, nel suo essere assurda. Peraltro dobbiamo citare che ce n'era anche una storia in cui Topolino e Pippo andavano indietro nel tempo e trovavano i Topolino e Pippo degli anni 30, cosa che poi succederà ancora con Casti, adesso ci stiamo per arrivare. Ma tornando alla macchina del tempo vera e propria, è divertente perché se Gamba di Legno riusciva a far cancellare Topolino, cioè Walt Disney ha creato Gamba di Legno per Topolino, quindi sarebbe stato divertente che si auto-uccideva. Esatto, sì, esatto. La follia di Russo ha partorito tutto ciò. E Vecchiotto mi viene in soccorso sulla storia. Topolino e l'incredibile avventura di Pezzini e Ubezio. Mi ricordavo i disegni di Ubezio, dove appunto loro incontravano i loro se stessi del passato. Negli anni più recenti la macchina del tempo ha comunque prodotto un sacco di altre storie interessanti, per esempio Topolino e la memoria futura, che era scritto Sisti insieme a Enzo Biagi, o magari è venuto un magazine. Pensa che le potenzialità, tipo, cioè veramente Sliding Doors. Avremmo risparmiato un botto di soldi. Pensa ai bambini cresciuti leggendo Gamba di Legno Magazine, cioè la criminalità organizzata sarebbe molto più diffusa. Wow, è uno scenario, è tipo The Man in the High Castle, cioè uno scenario utopico in cui ha vinto Gamba di Legno. Wow, oddio, lo voglio ora, now. No. Ecco, torna indietro nel tempo, e vabbè, comunque... lo faccio. Comunque, oltre a questo, c'era stato Topolino e la memoria futura, che è interessante perché era stata ideata da Enzo Biagi, aiutato da Alessandro Sisti alla sceneggiatura e disegnata da Romano Scarpa, in cui Topolino, per fare un reportage in vista del nuovo millennio, tornava indietro fino alla nascita di Gesù Cristo, quindi una cosa assolutamente strana. Altra cosa interessantissima è Topolino e la minaccia sulla città di Alberto Savini e Luciano Gatto, siamo nel 1996, credo, una roba del genere, in cui era bella perché si sfruttava la macchina del tempo coniugandola con un crimine di macchia nera. Quindi Topolino, per impedire che macchia nera allagasse la città, decide di tornare indietro nel tempo per impedirlo.
ma non ce la fa, e quindi ritornano ancora indietro nel tempo a loro volta, e c'è tutto sto gioco in cui loro non si devono far vedere dei loro stessi di poche ore prima, ed era per gli anni una delle migliori del ciclo, anche perché diciamo si smarcava un po' dall'andamento classico delle missioni nel tempo. Un'altra interessante è proprio l'attacco nostalgico, che era scritta da Russo, ritorna Russo, e disegnata da Sciarrone, in cui veniva rivelata a Zio Paperone l'esistenza della macchina del tempo, perché serviva un minerale che lui aveva che permette il funzionamento della macchina stessa. E di conseguenza... Alla fine anche lì mi pare gli cancella memoria o qualcosa, sì, di simile. Assolutamente, perché in quegli anni c'era in voga sta cosa: se qualcuno usava la macchina del tempo c'era la pozione che gli faceva dimenticare, e così è stato anche per Zio Paperone, che ha voluto, come diciamo, come ricompensa per cedere questo minerale, andare ai bei tempi del Klondike, ovviamente, insieme però a Paperino, per mostrargli che vita dura era. Questo era interessante perché in quegli anni non era così comune vedere i paperi e i topi interagire. Pacuvio, in merito a come si chiamava, la minaccia sulla città, dice che c'era stizzita d'occhio al ritorno al futuro, che era quasi dichiarata in effetti. Invece, andando in tempi più recenti, e chiudiamo un po' la macchina del tempo, faccio intanto un appunto a quello che avevi detto tu giustamente. Nelle prime missioni della macchina del tempo c'era questa cosa delle 12 ore e del fatto che una volta scadute le 12 ore bisognava trovarsi nel punto stesso in cui ci si era materializzato. In realtà poi non c'è... Per il discorso di Don Rosa del Stone Age, cioè del fatto, esatto, che... Esatto. Invece a un certo punto, ho perso ben di vista quando, ma a un certo punto hanno semplificato sta cosa, è andato a Topolino un telecomando, che quindi lui può usare quando, senza limiti di tempo, di orario, e si può traslare e ritornare nel presente. Questa cosa ho visto che è comunemente usata nelle storie più recenti, dove voglio ricordare, poi adesso ti do la parola, che stai dicendo qualcosa. No, sto pensando, forse per la ripetitività, perché alla fine, mi metto l'autore, cioè dover far arrivare di corsa Topolino e Pippo nello stesso punto, alla fine le soluzioni, gli sviluppi di questo appuntamento magari sono limitati, cioè dopo un po' sono resi conto che stavano facendo la stessa cosa e hanno voluto risparmiare pagine per quelle pagine lì dedicarle ad altro nell'avventura. È vero, lo capisco, però a me piaceva tanto. Ma anche a me preferisco, cioè era molto più thrilling come struttura in quel modo. Ma anche azione, perché era sempre, cioè si arrivava da classico film d'azione come la bomba che esplode... la disinnescano quando mancano 3 secondi, anche lì c'era l'arrivo, era sempre uno scatto action nella storia, dove magari avevano incontrato appunto Leonardo da Vinci, tutto molto elegante, approfondimento storico, anche un po' educational, così, poi c'era lo scatto action da film col finale che aveva quel brividino lì, variava proprio il ritmo della storia. È vero. E arrivando un po' agli giorni più recenti, ho notato che il buon Francesco Artibani è uno di quelli che più ha preso in braccio questo ciclo negli anni scorsi, negli anni recenti. Visto che siamo in ritardissimo, citerò velocemente solo un paio di titoli, che sono Topolino e gli esploratori del domani, molto interessante, disegnata da Corrado Mastantuono, e Topolino e il codice armonico, in cui Topolino e Pippo vanno a trovare il buon Giuseppe Verdi ai tempi della prima della Ida alla Scala, tra l'altro storia che alla fine del mese troverete nel topolibro allegato a Topolino, dedicato all'opera lirica, che hanno messo questa storia. E poi era interessante anche Topolino e il dollaro dell'imperatore, perché si recuperava la figura dell'imperatore d'America, che tra l'altro già Neil Gaiman aveva inserito in una sua storia di Sandman, perché era una figura molto particolare, e Topolino e Pippo interagiscono con questo personaggio interessante. Fuori di Artibani, anche Zemelo ha scritto una storia molto bella, cioè Topolino e l'albero di Olli, per un Natale del 2014 o 2015, in cui Topolino e Pippo tornano indietro con una macchina del tempo rudimentale che è saltata fuori dalla soffitta di Pippo, e incontrano nel corso degli anni, facendo i salti avanti, sempre a Natale, la stessa persona, che dal primo una ragazzina, poi un adolescente, poi una donna, poi una nonnina,
e poi non c'è più, perché effettivamente dopo un po' di tempo loro trovano solo i figli e i nipoti di questa donna. E era molto bella, molto toccante, molto interessante anche nell'uso del, appunto, del viaggio nel tempo, e sfruttava un po' il plot che avevo usato in uno speciale natalizio di Doctor Who, che effettivamente con Matt Smith gli capitava questa cosa. E giustamente poi il Gumi, che Gumi, perché non è arrivato adesso, mi pressa subito appena è arrivato, mi dice: intanto, a proposito di Artibani, segnalo il topolino e il regalo dell'ultimo minuto. È molto divertente quella storia in cui il topolino vuole sfruttare per i suoi interessi la macchina del tempo per poter fare in tempo il regalo a Minnie, che era andato a rubare il negozio. Lo fa dei casini, dei paradossi, è divertentissima, ma alla fine c'è comunque anche il lato più, più serio, più con una moralina, ma che non infastidisce. E poi è natalizia. È anche sì, esatto, un po' natalizia. E, è un po' che seguivo, non intervenivo, va bene, Gumi. E poi mi butta in mezzo questa. E una delle pochissime storie con la macchina del tempo di Casti, abbastanza snobbata, è Topolino e l'uomo del carbonifero, interessantissima per il plot twist. Allora, è vero, è una storia carina, l'avevo anche messa in lista, però siamo un po' stati coi tempi, quindi diciamo che ci accontentiamo di questa tua segnalazione, perché a proposito di Casti dobbiamo andare sulla ciccia vera. Dobbiamo farlo velocemente perché non abbiamo ancora parlato di pick-up ed è già 1:30. Quindi, allora, cosa cerchi? Io ho questo qua. Vai, vai. Ok, allora... Non si vede tutto, però. Sì, allora, c'è una velina che introduce il prossimo argomento. Bravo. Allora, prima di quello, sempre di Casti, bisogna. Ah, non era questo. Oh, ho sbagliato tutto. Allora, via. No. Allora, volevo solo dire che Casti, sui viaggi nel tempo, a parte l'uomo del carbonifero, ha scritto due storie con un personaggio inventato da lui, cioè Uma, la cronoviaggiatrice del tempo, che compare in Topolino e la bionda minaccia, e Topolino e la marea dei secoli. Un personaggio molto interessante, impostazione quasi picattica in realtà, e tutte e due storie sono molto belle, molto divertenti, giocano bene con i paradossi. La Marea dei Secoli, tra l'altro, è un di Colossal di Casti in quattro parti, e dovrei avere anche l'immagine. Dovrei avere l'immagine, che è molto bella. E, è un peccato che non sia mai stata ristampata tutta insieme questa Marea dei Secoli, perché praticamente gioca molto bene con i paradossi temporali. Praticamente questa viaggiatrice nel tempo che vedete lì come personaggio di fianco a Topolino si accorge che il tempo sta venendo riscritto da una anomala ondata di marea temporale e decide di utilizzare Topolino come diga che riesca a frenare questa onda temporale. E da lì si sviluppa una trama intricatissima ma bellissima. Quindi, fino a che non si decideranno di stamparla, vi consiglio di recuperare i Topolini. Ma non si accontenta di questo Casti, e adesso potresti tirare fuori il poster. No, perché... è imbarazzante un'altra volta. Abbiamo fallito ormai, vabbè. Lo fa con due storie che sono Topolino in Tutto questo accadde ieri e Tutto questo accadde domani. Non funziona più. Allora, bene, due storie molto particolari, perché fatte per il compleanno di Topolino, in cui il Topolino attuale fa un team up con il Topolino anni 30 e anche con la Minnie. Vuoi dire qualcosa a te al riguardo? Sì, sono queste le ho assolutamente messe nella mia top, un po' anche perché le ho rilette qualche mese fa, l'anno scorso, che essendo uscito l'Hyper Ultra Definitive mi ero riletto anche la prima, e le trovo delle storie straordinarie perché sono complesse ma non complicate. Cioè Casti riesce a scrivere anche la prima, ma a me piace molto di più la seconda, perché la trovo un'evoluzione della prima storia. Riesce a imbastire, come Ritorno al Futuro, delle storie che sono, cioè, tutto quadra alla perfezione. Sappiamo che Casti non è uno che non lascia nulla così per caso, quindi tutto il meccanismo del viaggio nel tempo è accurato, approfondito. Ci sono periodicamente all'interno della storia dei rilanci. Nella seconda penso a, appunto, la dinamica del personaggio che
esce dal frigo, quindi aggiunge pepe alla storia, alla situazione. Poi la seconda storia, Cadde domani, rispetto alla prima, anche a me piace un sacco l'elemento dell'heist movie, cioè la rapina stile Ocean's Eleven, che è, cioè, da orchestrare è difficile, cioè è stata scritta in un modo non banale e soprattutto, stavo cercando se la trovavo, viene spiegata in modo chiarissimo con il foglio grande, la spiegazione di cosa devono fare, che spiega al lettore qualcosa che un sacco di altri autori magari avrebbero impiegato 4-5 pagine per quello che lui impiega, riesce a fare in uno. Quindi ha casti, sempre sia lodato, ha sintesi, riesce a inserire in una storia elementi che potrebbero benissimo bastare per una miniserie in 4 puntate. E secondo me tutto questo Accade domani non ha nulla da invidiare a un lungometraggio, cioè potrebbe essere benissimo con altri toni, un lungometraggio alla Ritorno al Futuro, tutti i film sui paradossi temporali action che ci sono, però è Disney. Io quando ne ho parlato ho detto al filtro Disney, per cui ci sono gli inseguimenti con Topolino che scappa in macchina, scappa rimbalzando sul tappeto elastico, perché quella è la grammatica Disney, ma al di là di questi elementi disneyani, cioè l'intreccio non ha a mio avviso non ha nulla da invidiare a dei lungometraggi, penso a Looper, penso appunto a dei film che hanno giocato con i viaggi spazio-temporali, quindi sempre sia lodato, e si meriterebbe che facessero un film, ovviamente non con Topolino perché non succederà mai, però sono dei soggetti che si potrebbero benissimo meritare, avrebbero tutta la dignità per un lungometraggio in live action di 2 ore con Bruce Willis ed arrivare al grande pubblico. Con Harrison Ford, io Harrison Ford lo metterei anche in cucina, io fa la colazione, preferiti, quindi sì. Sono due grandi storie. La prima è una signora storia, la seconda, secondo me, rilancia e della conferma. Un po' come Ritorno al Futuro 1 e 2, che sono chiaramente dei riferimenti per queste storie. Però io l'ho disperticate, kudos per queste due storie. Disegnate, tra l'altro, benissimo da Bonfatti, che io adoro dai tempi di Kattivik, quindi anche lo stratagemma grafico di Bonfatti che fa il Topolino i personaggi vintage, Casti che fa quelli nuovi, Bonfatti che fa i fondali, che è un dio con Leo Palp, tutte queste ambientazioni ricche con tanti comprimari sullo sfondo caratterizzati col nasone, quindi è proprio un'idea sia narrativa ma anche grafica, è un gran bel progetto, quindi grazie Disney per queste storie. Non direi che non ho niente da aggiungere, sei stato molto eroico di mio. È stato esaustivo, insomma. Prezzo esaustivo al posto di logorroico, grazie. Tra l'altro aggiungo solo che la prima potrebbe essere più inquadrata come viaggio nel tempo classico per com'è la struttura narrativa, perché abbiamo proprio la macchina del tempo di Zapote e Marli, Topolino che torna indietro, gli avvisi lasciati nel passato che vengono ritrovati nel presente, che servono a innescare la trama e quant'altro, però c'è da dire che la seconda è davvero più raffinata per come è stata impostata. Anche tutti i prequel che sono stati fatti prima della storia vera e propria, tanto di cappello, per come si incastrano in punti diversi della logica narrativa della storia in sé. Il doppio viaggio nel tempo, perché prima viaggiano nel tempo col cellulare, poi una volta che sono devono recuperare, cioè da rubare, cioè da raggiungere la macchina del tempo, quindi è proprio una storia di viaggi nel tempo alla seconda, cioè il meccanismo narrativo è evoluto anche per quello. Esatto. Allora, a questo punto lascerei Topolino, andrei su un Super Papero Mascherato. Il tempo è tiranno, quindi cito solo En Passant, che anche su
Paperinik, il mensile normale degli anni 90, non sono mancate le storie di viaggi temporali, e mi piace ricordare l'attività di Lucio Leoni e Emanuela Negrin. Lucio Leoni è stato intervistato pochi mesi fa, tra l'altro, da Fabio sul suo canale The Fisbio Show, quindi potete recuperare lì un po' di approfondimento sull'autore. E per Paperinik ha scritto, tra le tante belle storie che ha fatto insieme alla compagna, anche alcune storie sul tempo, che avevano bellezza, che erano coerenti tra di loro, cioè in realtà tutte quelle temporali avevano dei rimandi, dei richiami tra di loro e alla macchina che veniva usata. La principale, la più bella forse, perché la più lunga, più articolata e più colossale, era Topolino, buonanotte. Paperinik e la minaccia del time slide, in cui Paperinik veniva portato in un futuro alternativo dal se stesso palestrato del futuro, per aiutarlo a cancellare quella linea narrativa storica sbagliata in cui appunto un criminale era riuscito a soggiogare il mondo intero. Ma parallelamente a queste avventure, nello stesso periodo, su un'altra testata che non era brossurata ma era spillata, aveva un formato comic book, il viaggio nel tempo era una discreta sommetta. Stiamo parlando di Witch, giusto? Assolutamente sì! Stiamo parlando di PKNA, Paperinik New Adventures, ovviamente. Io non ho voluto mettere, diciamo, nel programma di queste live una puntata dedicata a PK, perché credo che sia ormai un argomento inflazionato, ma lo facciamo entrare dalla finestra in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione, perché per il tema della serata. Aprila, che è almeno più comodo. Perché la testata di PK ha avuto diversi filoni narrativi principali che si sono alternati. Uno di questi, sicuramente uno dei principali, è il viaggio nel tempo, che è inteso in una maniera sicuramente diversa da come l'aveva intesa su Topolino la macchina del tempo di Zapotec e Marlin, che aveva magari un sottofondo educativo, oppure solo in anni più recenti giocava un po' con il paradosso, con le strizzatine d'occhio e ritorno al futuro. PK è entrato subito in questa ottica, e i viaggi nel tempo avevano a che fare con tutto un universo narrativo che aveva base nel XXIII secolo, nel concetto della tempolizia, cioè un organo di funzionari di forze dell'ordine che controllavano i flussi nel tempo, di conseguenza c'erano dei pirati spazio-temporali che giravano per il tempo per depredarlo, c'erano minacce, pericoli. Ci sono tantissime storie in PKNA che hanno questo tema, questo argomento, che hanno il razziatore come antagonista, che è il principale riferimento. Tu cosa vuoi dire di PKNA? Io ho, anch'io ho un sacco di storie che adoro sul filone temporale, però nel compito che mi hai dato, ovvero di scegliere le storie che mi piacciono di più, ne ho scelta una e mezzo, anch'io potrei citare, vabbè, la comparsa del razziatore, frammenti d'autunno, l'organizzazione, tutti elementi così, però se devo scegliere una storia, non che sia per forza più o meno bella di quelle che ho citato, ma che per me è più importante per il viaggio nel tempo, è senza dubbio Ritratto dell'eroe da giovane, perché mi ricordo il sense of wonder proprio del lettore che, così come Paperinik, scopre la Paperopoli del futuro con questa avventura, con vedere com'è, vedere con anche la sorpresa finale di uno, cioè c'è proprio un mondo in questa. Se il razziatore o comunque l'Aila erano degli elementi nel presente, qui proprio io mi ricordo come Dorothy che viene trasportata a Oz, qui c'è proprio il protagonista che per tutta la storia scopre un altro mondo, così ben caratterizzato anche dal punto di vista grafico, così che appunto è stato esplorato tante altre volte. Questa per me è la storia più rappresentativa del viaggio nel tempo, forse anche semplice il meccanismo, perché c'è lui che entra nell'ascensore, si ritrova nel futuro, quindi è proprio abbastanza lineare rispetto a appunto le storie finali del ciclo, con l'esplosione, la linea temporale, cercare di intervenire su eventi già successi. Quindi dopo ci saranno storie più elaborate, però questa storia proprio da lettore ti fa avere quella faccia che ha PK in questa vignetta, ti porta lì, riesce a portarti in un altro mondo, che è uno dei compiti del fumetto. Non so se hai altre
storie 2DPK, se no chiudo io così sai i tempi. L'altra che ho scelto, che a me è piaciuta tanto per il viaggio nel tempo, è Time Crime, e mezza perché è un po' Double Duck, dove riescono a fare, a mio avviso, un'operazione finissima, così diciamo nel territorio casti delle storie di cui abbiamo parlato prima, per l'utilizzo che si fa del viaggio nel tempo. All'inizio sì, hai questa storia che dici sì, vogliono fare i fighi, vogliono fare una sorta di Blade Runner, vogliono fare il crossover, il team up. Alla fine, cioè, capisci il perché è stato fatto questo viaggio nel tempo e a mio avviso è una furbata narrativa, bravo Artibani, per mettere assieme due mondi, per dare le origini, penso di non fare spoiler a nessuno, l'organizzazione, cioè un modo azzeccato in cui capisci che è l'idea, cioè non è nata perché, oh, mettiamo assieme Pick Up e Double Duck, sappiamo che Artibani aveva già delle idee, aveva seminato degli indizi, gli scudi, qua e là, lui voleva arrivare alla fine, non è un viaggio nel tempo fatto tanto per... L'operazione per collegare queste due linee temporali, questi due mondi, è a mio avviso molto furbo ed è un utilizzo raffinato del viaggio nel tempo, che confesso, all'inizio, nel primo episodio, dico dove vogliono andare a parare, sì, vabbè, vogliono fare il team up commerciale, però proprio quando alla fine tirano i fili e tutto si capisce dove, cosa avevano in mente, per me è una signora storia. Ma allora, sicuramente, allora adesso noi, tu hai giustamente fatto alfa e omega, diciamo, se abbiamo fatto pick up e la fine quasi. Praticamente sì. Allora, sicuramente, vabbè, sul ritratto della giovane hai già detto tutto te, non c'è da approfondire. Su Time Crime sicuramente è ambiziosa e è riuscita nel suo essere ambiziosa a... unito due cose che sembrava in realtà che, se non, a parte su cose superficiali, non avessero molto in comune, ma l'ha fatto in maniera abbastanza intelligente, si è divertito, secondo me, Artibani per primo a incastrare tutte le cose in questo modo. Anzi, ha risolto quello che spesso sembrava un buco di sceneggiatura, cioè come fa Pick Up a essere Double Duck ed è una sorpresa che è così figo quando è anche Paperinik? Quindi è proprio un'operazione di andare a tappare un po' tipo Rogue One, cioè ha risolto una cosa che fra i fan si diceva sempre, ma è strano che queste cose non siano spiegate, cioè spiega dopo decenni un elemento che era sotto gli occhi di tutti, cioè come mai Paperino fa fatica a essere Double Duck quando sappiamo che ha tutte le sue avventure di Paperinik? Questa storia riesce a spiegare tutto in modo convincente. Sì, è vero. Diciamo che comunque perché Artibani ha la sua visione di sincretistica, il suo motto è un solo papa e un solo universo, quindi nonostante sia difficile riuscire a far coincidere a livello razionale tutte queste identità che spesso sembrano andare in contrasto tra di loro di Paperino, lui ha cercato questo caso, ci è riuscito, ovviamente è una soluzione che vale magari solo all'interno della singola storia o dei singoli due filoni, però è riuscito in qualche modo a convogliare le varie esigenze. Allora, su PKNA potremmo ovviamente affondare a iosa. Io cito Carpe Diem perché Carpe Diem è una probabilmente delle mie preferite, roboante, il rischio è altissimo, ancora Artibani ai testi. E, c'è il primo team up tra Paperinik e Razziatore, che fino ad allora invece erano stati avversari. E, la posta in gioco è altissima, e, il ritmo narrativo è altissimo, i disegni ancora anche qua di Barbucci, come in Ritratto dell'eroe da giovane, sono superlativi, sono meravigliosi. Non a caso ho scelto questa storia per analizzare proprio i disegni sul blog nel post di sabato, perché meritano tantissimo. Oltre a Carpe Diem, cosa potremmo... Beh, la biologia del Razziatore, data dal giorno che verrà, è niente di personale, dove anche lì c'è un futuro alternativo in cui Paperinik è in disgrazia, diciamo così, per un problema del passato. Diciamo che
i viaggi nel tempo intesi in PKNA erano sempre queste cose molto, questi trick, queste cosine che si divertivano con i paradossi temporali, giocavano con le linee alternative che si potevano creare, giocavano con situazioni complicatissime come la bolla di continuum che elimina tutto il futuro e tutto il tempo possibile. E diciamo che i due maestri principali erano Artibani, che abbiamo già citato, e Alessandro Sisti, sempre sia lodato, che ha impostato un po' per primo con il vento del tempo, che ha introdotto la questione, i viaggi nel tempo, e ne è stato un po' il nume tutelare e il custode anche in PKNE, perché mentre Artibani, a parte Time Crime, si è occupato della linea più spaziale con Moldrock e la sottotrama di Corona con Everett Duckler, Sisti, quando è stato richiamato per scrivere PKNE, ha ben pensato di fare una storia come gli argini del tempo, che ha pagato un po' il suo essere, secondo me, non molto adatta a quel momento, a quel punto della narrazione, ma presa come trama temporale, chiamiamola così, funziona al bacio proprio, è un meccanismo perfetto, soprattutto poi per chi ha preso la ristampa in deluxe, ritrovandosi la spiegazione di Sisti proprio nell'editoriale, si ha il polso della situazione, cioè di come Sisti sia assolutamente il maestro insieme comunque sempre ad Artibani, che però ha sfruttato la cosa magari in maniera diversa, dei viaggi temporali in PK. Sì, Droid è proprio il suo giocattolo, proprio, ok, io lo volevo, Tyrell, lo volevo fare la storia Blade Runner dall'inizio, proprio è riuscita a infilarla alla fine di PK New Era, proprio, si vede che è proprio qualcosa che gli scappava. Sì, gli scappava. Ora iniziamo la nostra terza ora di live, che sarà veramente dedicata a PK Frittole. No, allora, prima bisogna dire anche che perfino in Potere e Potenza, che ha rilanciato PK su Topolino, i viaggi nel tempo ci sono dentro. C'è dentro tutto, in realtà, perché per fare un po' è un po' un rilancio, un po' un revival, un po' il meglio di. E quindi Artibani ci ha messo dentro, gli Evroniani ovviamente, ci ha messo dentro Morgan Fairfax, ci ha messo dentro Nebula Faraday, ci ha messo dentro il Razziatore, Odin Eidolon e i viaggi nel tempo. Potere e Potenza, ricordiamoci, ecco, secondo me Potere e Potenza ha un inizio, ha un impatto che è simile a quello che dicevo all'inizio, cioè per l'inizio, poco fa, sul Ritratto dell'eroe da giovane, cioè quando c'è PK che viene portato dal Razziatore nel futuro e si vede il futuro distrutto e c'è quella famosa vignetta con Paperino morto, cioè c'è proprio lo stesso sense of wonder che noi che volevamo PK che tornasse su Topolino, ma temevamo, così, cioè proprio con quella con quel primo episodio nel futuro, proprio sono riusciti a convincerci, secondo me, con un sense of wonder che è molto simile a quello di Ritratto dell'eroe da giovane. Se Ritratto dell'eroe da giovane era wow, che bello il futuro in positivo, lì hai il futuro post-apocalittico di molti altri film. È un meccanismo simile virato al è tutto bello, è andata tutto a scatafascio. E lì stava in effetti anche il fascino lì di quella storia. Non era la prima volta, diciamo, che Odin Eidolon magari metteva in guardia o mostrava o aiutava Paperinik per cose che erano andate storte, ma sicuramente neanche in PKNA si erano raggiunti livelli di disastro da evitare così grande, addirittura con appunto l'eliminazione fisica stessa dell'eroe, quindi la l'asticella si era alzata molto. L'unica cosa è che, per giustificare il tutto, diciamo, perché non bisogna dimenticare che PKNA, che si è preso il suo tempo per chiudere tutte le sottotrame in vista del rilancio con PK2, aveva dato una spiegazione nell'episodio Tempo al Tempo di Bruno Enna sul perché non si sarebbe più viaggiato nel tempo da quel momento in poi. C'è la famosa microcontrazione, che era uno di quei termini da tecnobubbole che, insieme a tacchioni, cronovele, altronavi, abbondavano e mandavano in solluchero i lettori che pensavano di avere una roba fighissima in mano, che si stava leggendo queste robe con questi nomi roboanti, microcontrazione. E infatti ce l'avevano. No, infatti, non lo sto negando.
Ecco, cosa faceva la microcontrazione? È una spiegazione pseudofisica che giustificava il fatto che da quel momento i viaggi nel tempo non si potevano più fare. Nenna ci aveva messo insieme anche questa visione esoterica di una specie di padrone del tempo incappucciato, però alla fine si stabiliva questo. Poi anche il PKT aveva fatto un po' di paradossi temporali metanarrativi, come con la macchina del tempo di Zapotec, perché abbiamo avuto episodi anche belli come le parti del tutto, che era il penultimo di PKNA, in cui in realtà i viaggi nel tempo c'erano automaticamente, cioè c'erano tranquillamente e c'era tutto come sempre, nonostante fosse uscito dopo Tempo al Tempo, che teoricamente avrebbe dovuto eliminare questa cosa. Si dice in effetti che era stato per un errore di programmazione delle uscite di quegli ultimi mesi, però è significativo come appunto nelle storie di viaggi nel tempo, in tutti e due i casi dei grandi cicli, ci sia stato questo paradosso metanarrativo. Poi c'è anche, infiliamolo lì come divertissement, anche Trip, secondo me era un altro filone che poteva essere, è uno di quei filoni come le Angus Tale, sono due che sono state riproposte recentemente col volumone di Silvia Zicche delle storie di PK. Quelle secondo me sono storie che giustamente non hanno spazio su Topolino, perché sono veramente strettamente legate a PK, però erano due cicli di storie. Qui mi concentro su Trip perché stiamo parlando di viaggi nel tempo. Potevano essere storie, tante storie divertenti, diverse dal supereroe, diverse da quello che può essere il viaggio nel tempo, come abbiamo parlato nelle ultime due ore con Zapotec e Marlin. Era una cosa più scanzonata, poteva essere un modo per usare i viaggi nel tempo in modo divertente, metanarrativo, perché lui si aggiustava da solo delle cose che aveva combinato, quindi poteva un po' tipo la macchina del tempo di Calvin e Hobbes, secondo me era un po' era ispirata anche quella. Ecco, quell'approccio lì poteva essere portato avanti per un bel po' di storie, ma sappiamo che le storie in calcio PK duravano, erano molto sperimentali, venivano usate 5-6 volte, però c'erano alcuni cicli che avrebbero potuto benissimo durare per decine e decine di episodi. Assolutamente, assolutamente. Completo il discorso sulla microcontrazione, perché poi Artibani lì se l'era cavata molto semplicemente invece in potere e potenza, aveva semplicemente letto che dato che la Terra è uscita dal suo flusso nel futuro per via dei piani degli Evroniani, che avevano reso il pianeta Terra come pianeta Evron, quindi un pianeta viaggiante, uscendo dalla sua asse la microcontrazione era svanita. Quindi è molto, molto semplice, perché comunque c'era l'esigenza di Artibani di mettere ovviamente i viaggi nel tempo, di utilizzare il razziatore, e quindi se l'è spiegata un po' velocemente, ma ci sta in realtà, e ha permesso appunto poi di avere anche gli argini del tempo. Il buon K qui mi dice che il flusso, come viene inteso, il flusso dell'acqua o del vento, è un po' la chiave in cui viene inteso in effetti i viaggi nel tempo in PK ad assisti da Artibani soprattutto, ed è un po' effettivamente una buona chiave per intendere queste cronotraslazioni. Ma come dice anche Vecchiotto, anche la Mara dei Secoli, concetto potentissimo, cioè veramente in PK ci sono tante di quelle spiegazioni credibili, diciamo così, che sceneggiatori cinematografici, se gli capitassero sotto mano, proprio farebbero grazie, cioè è molto cioè è semplice, relativamente semplice da far capire lo spettatore, affascinante, anche poetico, così funziona e mi permette di costruire storie. Quindi in PK c'è tanto, se qualche sceneggiatore oltreoceano che fa grandi film potrebbe sviluppare dei lungometraggi, anche qua, come dicevo, per casti, attorno a quello che è un concetto di una storia di 50 pagine. Sì. Veramente, sono tanti concetti potenti e preziosi per degli sceneggiatori. Noi continuiamo a dirci, ma non ci rendiamo conto di quanta ciccia c'era in ogni singola storia che usciva una volta al mese. Sì, no, infatti, perché c'era ciccia, ma era anche ben gestita, cioè, nel senso, erano concetti complicati. Adesso qui K giustamente dice Tacchioni, non è che se li inventati esisti, ma è un elemento fisico, no? Quindi c'era la capacità di andare a prendere cose
anche preesistenti nella realtà, nella fisica, rielaborarle in maniera fantasiosa, fantascientifica, con degli spunti, come dici te, potentissimi, ma poi sviluppati con coerenza, perché questa è anche la che i tachioni esistessero già, ok, ma dico cose che c'erano in una sola storia all'inizio del razziatore: la vela, tachioni, il mantello, i pugni, come si chiamano? I pugni nelle mani, del razziatore, cioè c'è tutto, cioè attorno ai tachioni, tutto quello che viene presentato nella prima storia del razziatore è un mondo che appunto poteva essere, ok, facciamo altre 15 storie con questo personaggio usando questi elementi? No, perché nella seconda storia del razziatore ci sono quelli, ma vengono introdotti altrettanto più fighi. Esatto. Tra l'altro, proprio la seconda storia del razziatore, che era il giorno del sole freddo, intanto appunto introduce un meccanismo, che è quello dell'altra nave, che permette di viaggiare nelle dimensioni parallele, eccetera. E poi alzava la posta anche lì narrativamente, mostrava che la tempolizia non è che fosse al 100% buona, ma comunque giusta, nel senso che non avrebbe impedito un disastro se questo era considerato un punto fisso del continuum temporale. Quindi erano tanti elementi, anche di peso narrativo, non indifferente a livello magari etico, morale, questo lo sappiamo in tutto pick-up, ma nei Viaggi nel Tempo secondo me in particolare. Inserisce la riflessione etica della modifica lì in un modo abbastanza maturo, cioè non è quello di Zapote che Marlin, prendiamo la Gioconda, cioè lì veramente c'è un genocidio, muoiono le persone, non va cambiato, è in versione più matura e più complessa. Se incontri Hitler che ha 4 anni lo uccidi, ma è solo un bambino, cioè ci sono veramente tante sfumature di questioni complesse. Esatto, assolutamente. Qui il buon Jay mi dice che è il concetto di imbrigliare i tacchioni come se fossero vento, come una cronovela per viaggiare, è colpo di genio, perché in effetti già lì il concetto di avere che cosa utilizzo per viaggiare nel tempo? Una cronovela, perché è come se vento del tempo, che era il titolo ovviamente, io potessi attaccarlo con la vela e andare. Ma oltre alla tecnologia, pensiamo a quanto è figo l'utilizzo narrativo del razziatore, cioè nella prima storia lui lo incontra, poi lo incontra un'altra volta, ma sei un razziatore che non mi conosce ancora, cioè non lo incontriamo nell'ordine cronologico per il razziatore, quindi anche quello è un concetto che per un ragazzino è proprio wow, ehi, ma finora non ho mai visto una cosa simile nelle storie di Viaggio nel Tempo, quindi c'è la sincronicità, il disordine di quello che viaggia nel tempo, perché giustamente lui viaggia nel tempo, quindi la sua prima apparizione per me in realtà non è la prima, è un altro concetto complesso, ma non complicato, perché appunto era relativamente chiaro. Io PK me lo sono letto, i numeri zero ero in prima media, era l'inizio della scoperta del mondo dei supereroi, così, quindi sono riusciti veramente a traghettare. Sono riuscito a realizzare quello che penso fosse l'intento degli autori, ovvero traghettare il lettore di Topolino verso un fumetto, un debitore senza dubbio dei fumetti supereroi, cioè verso un fumetto un po' più adulto, e quindi io sono proprio stato investito in quella fase di scuola media in cui wow, proprio figo, era sicuramente il pubblico che più poteva rimanere affascinato da quelle storie in quegli anni. Sì, eravamo un po' nell'età giusta, sì, sicuramente. E credo, non solo perché sono sempre stato molto sensibile al tema, ma che i Viaggi nel Tempo fosse uno proprio degli esempi maggiori di queste delle grandi potenzialità narrative che PK aveva messo in campo rispetto al fumetto Disney fino ad allora. Non solo perché il tema della serata, ma perché credo che appunto i tanti spunti che c'erano in quelle storie, ancora più forse che nel filone degli Evroniani, rilanciavano davvero, cioè si mostrava proprio lì tutta quella finezza e quella di scrittura che avevano gli sceneggiatori, e come dici te, che sicuramente si abbeveravano da varie fonti extra disneyane, ma che riuscivano a mettere dentro in un grado di complicatezza magari maggiore, senza che, come dici te, fossero complicate da seguire, ci affidava tutto.
E chiuderei così, con questa geniale frase di Jay che dice: Zappa De Gemelli dovrebbero scontare un po' di secoli di carcere. Secondo me Artibani ci può scrivere una storia. Visto che sappiamo che Paperone ha viaggiato nel tempo, quindi i Paperi hanno viaggiato nel tempo. Secondo me, così come Time Crime potrebbe farlo. Sì, potrebbe. Allora, direi che bene o male, le nostre 2 ore e 10 quasi, siamo riusciti a coprire uno spettro piuttosto completo del viaggio nel tempo nel fumetto Disney. Niente terza ora su PK Frittole. Frittole non lo citerei per decenza e per tempo di spiegazione, e soprattutto perché Frittole ha utilizzato i viaggi nel tempo molto meno di quanto abbia fatto PKNA negli anni precedenti. E quindi in realtà ci sarebbe stato comunque poco da dire a livello della tematica della serata. Quindi niente, direi che possiamo iniziare a congedarci. Io intanto non posso che ringraziare Carlo Alberto perché è voluto venire qua, ha accettato il mio invito. Quindi sono stato molto felice che ha accettato e molto felice di questa serata, perché come immaginavo siamo riusciti insieme a trarre un sacco di argomenti da questo tema. Quindi ringrazio te e ringrazio tutti quelli che hanno seguito la live, sono rimasti fino ad adesso, tutti quelli che hanno commentato copiosi sia con le stronzate sia con invece i commenti più di contenuto, servono tutte e due le tipologie per sopravvivere a un tour de force della durata di queste live, maledizione. E niente, io rimando agli interessati tout court del fumetto dello Spazio Bianco a domani sera, perché sempre su queste frequenze di Twitch, il canale dello Spazio Bianco di Twitch, sia sulle frequenze del Facebook dello Spazio Bianco, ci sarà la puntata settimanale dello Spazio Bianco Live. Non ci sarò io, ma ci saranno Stefano, Emanuele e un ospite speciale esterno, perché oltre che i fumetti più recenti parleranno delle prime due puntate di WandaVision, ovviamente, e questo ospite esterno gli aiuterà appunto a sviscerare questo argomento. Quindi non mancate a questo appuntamento. Poi la prossima settimana ci sarà, oltre che la puntata standard, l'altra rubrica, quindi Born with the USA di Emanuele, che analizzerà con un ospite speciale un argomento del fumetto mainstream americano. Continuate, per quanto riguarda lo Spazio Disney, a seguire il blog lospaziobianco.it/lospaziodisney, dove metterò sempre tante belle cosine. Fra un mese ci sarà la quinta puntata dello Spazio Disney Live con un altro tema e un altro ospite esterno. Credo di aver detto tutto con le informazioni, diciamo, di servizio. E per quanto ci riguarda, la serata è finita. Buonanotte a tutti quanti. Grazie ancora a Carlo Alberto. Ciao a tutti. Ciao.